Ciao amici, bentornati qua su Cronache di Spogliatoio. Come ogni martedì sera siamo pronti a vivere una nuova puntata di Taconasso questa sera. Partiamo con un po' meno entusiasmo rispetto al solito perché è stata una giornata difficile, è stata una giornata dolorosa per la morte di Gio Barone che ci ha lasciato questo martedì dopo il malore che aveva accusato domenica prima della partita tra Atalanta e Fiorentina che è stata chiaramente rinviata e quindi direi che partiamo da qua e poi torneremo a far parlare il pallone Emanuele Corazzi, Stefano Borghi, Stefano Ferré Buonasera e bentrovati e buona puntata a tutti Buonasera a tutti Buonasera, buonasera. buonasera a tutti, chiaramente Bart eh, eh, hai centrato il punto. Innanzitutto, un abbraccio alla famiglia di Gio Barone e alla famiglia della Viola che certo. mh, insomma è stata colpita da questo evento. Eh, abbiamo aggiornato un po': adesso ci sarà una camera ardente al Viola Park, poi i funerali a Pozzallo. Quello che vorrei intanto eh, centrare con voi è questa cosa. La Fiorentina. Con Gio Barone perde, eh, oltre ad un uomo chiaramente carismatico, importantissimo all'interno della società, perde una figura centrale. Perché Gio Barone prima diciamo mm. era un po' eh, la moglie alla cassa di Commisso, no? cioè era l'uomo che Commisso aveva coinvolto nella Mediacom, nei cosmos, e di fatto era quello che, con Commisso in America, dirigeva tutte le operazioni da capo. Aprendo il viola park di prima mattina e chiudendolo alla sera. Sì, esatto, il capofamiglia fondamentalmente. Il, eh, chiaramente, Commisso è il padrone, il presidente è una, è una figura eh, enormemente influente, però. Il vero motore della Fiorentina di questi anni è stato Gio Barone. Per questo, oltre a, allo sconcerto assoluto, per, per la perdita, parliamo di, di, di un uomo giovane, eh, capitato tutto all'improvviso. Eh, quindi, o, oltre proprio al, allo sbigottimento e al, al dolore e allo sconcerto come dicevo prima. C'è adesso anche il pensiero a, uh, rivolto a una famiglia che perde il proprio punto di riferimento, eh, perde l'uomo che ha guidato. Secondo me, uno dei cambiamenti più, più importanti della storia, o comunque sicuramente della storia recente, di un grandissimo club italiano. Perché quando è Commisso, prende la Fiorentina e di conseguenza Gio Barone, prende il volante della Fiorentina con lui. Il club era in difficoltà. Eh, si veniva da salvezze molto risicate e in certi casi anche non onorevoli fino in fondo. Ecco, il ricordo di Fiorentina Genoa è eh, il ricordo di una partita che, che, che mise amarezza. Niente assolutamente di. Di illegale o di sbagliato, però neanche niente di, di esaltante. E la Fiorentina si è ritrovata a tornare ad avere una, una posizione importante, una posizione degna, per, per ripeto, per la piazza e per il club, che è. in tutto questo, oltre alla crescita sportiva, oltre a, a tutto quello che è stato fatto eh, strettamente sul campo, il Viola Park è. è Credo la più grande opera sportiva fatta in Italia in, in questi anni. Poi fare paragoni è, è anche sbagliato, oltre che poco, poco significativo. Però quello che Gio eh, Barone ha fatto, perché in questo caso è veramente la, la sua opera, eh, è un qualcosa che in Italia non c'era e non so quando rivedremo con questa portata. Per cui parliamo di, 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 un, di una figura enorme per, uh, per la storia recente di, della Fiorentina, di Firenze e del calcio italiano. E adesso c'è un vuoto grandissimo da colmare, eh, anche proprio all'interno de, del club. Perché, come dicevi tu, eh, Gio Barone accendeva il motore della Fiorentina all'alba e lo spegneva quando c'erano da andare a dormire. Adesso questo motore credo sia in silenzio, e quando tornerà a parlare vedremo perché. Perché riaccenderlo non sarà facilissimo. Sì, anche perché eh, ricordiamo un po' la situazione al del momento della Fiorentina. Nell'area sportiva lavorano Prade e Burdisso. Eh, Prade, che è un uomo di grandissima esperienza. Che purtroppo ha assistito per primo al malore di Giovarone che poi ha subito due infarti. Questa è stata la cosa eh, letale, tragica che è successa eh, a Giovarone a Burdisso, che è un grandissimo lavoratore. Eh, però bisognerà vedere come. Nell'immediato ris vengono ristabilite le, eh, così lo spartimento delle funzioni mm. con un allenatore che molto probabilmente finirà il suo ciclo alla Fiorentina. Eh, quindi, quello che vi chiedo è: secondo voi che tipo di impatto può avere nell'immediato nel risultato sportivo questa cosa? Mm. È imprevedibile. Perché, appunto, è una cosa talmente grande, talmente improvvisa è talmente intima che non c'è secondo me uno schema per dire no la, la squadra avrà magari anche un contraccolpo a livello di stimoli di voglia oppure si affloscerà tutto questo è imprevedibile credo che si, si sia davvero di fronte eh, a una situazione parlando esclusivamente dell'ambito sportivo e gestionale de della società eh, a una situazione però estremamente incisiva eh, non ne ho idea, ma l'idea che mi faccio è quella che, che sia... Cioè dalla prossima partita, da qui alla fine della stagione, quantomeno per la Fiorentina, sarà qualcosa di molto diverso rispetto a tutto quello che è stato finora. Farla girare in positivo è estremamente complicato, secondo me. E un grande abbraccio a Gio Barone. Ovviamente su Cronache seguiremo eh, tutto quello che succederà nei prossimi giorni perché è giusto anche accompagnare, no? come eh, in tutti i casi, un grande uomo di sport, un grande uomo di calcio. Eh, L'attualità ci porta a parlare di un altro fatto per forza di cose che è quello che è successo tra Acerbi e Juan Jesus. Parto dalla cronaca, faccio giusto eh, un riassunto. Eh, nel referto l'arbitro ha scritto Juan Jesus mi ha detto che Acerbi ha usato eh, quella parola che è un insulto razzista. Questo è quello che ha avuto in mano l'arbitro eh, che... Alla luce di questo referto, il giudice sportivo ha deciso di girare alla procura federale che sentirà gli interessati. Eh, inizialmente, Juan bon Jesus aveva riportato tutto ad un episodio di campo, dopodiché, al, di fronte ad Acerbi che nega la cosa, Juan bon Jesus fa un post sui suoi profili social e dice: No, attenzione, aspettate, adesso vi dico quello che è successo per davvero. Quell'insulto l'ho ricevuto. Allora, eh, sono tante le sfaccettature, sia al futuro in nazionale, sia al futuro all'Inter di Acerbi. Ovviamente è tutto eh, al momento un punto di domanda perché siamo in mano a un giudizio che deve ancora essere messo, però io mi sento di dire una cosa che nel caso in cui Acerbi... Fosse stato veramente colpevole di questa cosa, sono d'accordo con quello che ha detto Marco Cattaneo nello studio di Sunday Night Square: ovvero, non è possibile che oggi un bambino possa pensare che può giocare a calcio e eh insultare sì. in maniera razzista un, eh, un avversario. Non è più possibile. La cultura di oggi, per fortuna, si è evoluta. Non è possibile. Si crea un disagio all'avversario. Si crea un disagio quando in tribuna si fanno i, i burazzisti. E a mio avviso, se veramente Acerbi dovesse aver pronunciato quelle parole, io avrei apprezzato molto di più che lui lo avesse ammesso. Così come se da lo avesse ammesso, così come Fagioli, è vero, davanti ad una situazione in cui non aveva molte alternative, però ha detto, scusate, è vero, ho fatto questa cosa, eh, mi, mi, mi prendo le conseguenze e poi mi riabiliterò. Indubbiamente. Indubbiamente, ora la, la prima cosa da mettere davanti, come hai fatto tu, eh, ma, ma va detto, è che abbiamo bisogno di certezze perché eh, l'immediato post partita non è stato semplice a Sunday Night Square, eh, concordo. Eh che è stato straordinario per sensibilità e anche per, per, per presenza, per, per velocità di risposta, che è due Marco Cattano, scusate. <ride> <che stavo per ride> abbiate <dopo>. pazienza. <ride> e, no, non è stato facile perché eh, c'era la chiara percezione che fosse successa una cosa del genere, insomma, anche qualche labiale intravisto. Però l'intervista nell'immediato post-partita di Juan Jesus, che dice "No, sono cose di campo, si è scusato, e no, questa non può essere una cosa di campo. E te lo dice la, la presunta vittima, e, e un pochino ti, ti spiazza. Però, al di là della, della ricostruzione passaggio per passaggio, che dovrà essere fatta in maniera ufficiale e quindi aspettiamo l'audizione o la procura federale e, e poi eventuali provvedimenti. Sì, eh, in questi casi, allora, mh, detto che nella vita tutti possiamo sbagliare e quindi eh, è giusto sempre, sempre pensarlo però anche tutti dobbiamo pagare se sbagliamo quindi eh, un'eventuale eh, sempre uso questo termine ammissione di colpa nel caso in cui colpa ci sia stata sicuramente rimetterebbe il colpevole in quel caso a cerbi nella posizione di essere considerabile come essere umano intellettuale perché nel caso in cui Oggi, in una giornata eh, in cui tutti noi leggiamo i messaggi Keep Out Racism, tutti i giocatori eh, si mettono sulla maglia, e una persona va in campo e in campo al bar, eh, sull'autobus, eh, in, in uno spazio privato pubblico e dice una cosa del genere, cioè, per me siamo veramente al, alle soglie del. Del non c'è più speranza quindi nel caso in cui l'avesse fatto se venisse fuori a dire ho sbagliato mh, ho enormemente sbagliato non c'è giustificazione chiedo scusa per me c'è una riabilitazione a livello di ti considero un essere umano con un intelletto funzionante e però stiamo parlando davvero di qualcosa che, che è francamente difficile da accettare nell'idea che possa essere successo sarebbe molto difficile da accettare perché allora, qua bisogna, bisogna secondo me essere molto, molto chiari eh, o si combattono certe battaglie o si fanno coreografie si fanno dei discorsi e si, si cerca il plauso e insomma il, il, non il riconoscimento ma il, il fatto di essere accettati a, a parole e questa battaglia almeno per quanto mi riguarda è da combattere senza quartiere e a spada tratta e, però Fosse successo a un ragazzino che non ha la più pallida idea del mondo, che non ha la più pallida idea della storia, che non sa cosa il razzismo ha causato all'umanità. Eh, allora uno dice: Ti prendo e ti faccio la, la reprimenda più grossa che tu subirai nella vita. Però lo comprendo. Un uomo di 35 anni no nella società di oggi, con la cultura che abbiamo oggi, con le conoscenze che abbiamo oggi, con i problemi che abbiamo oggi, secondo me non può permettersi in nessuna situazione, anche di massimo stress, come può essere una, una partita di calcio professionistico, di scivolare su queste cose. Poi, eh, ribadisco, prima di eh, sfoderare giudizio o sentenze, ci vuole una mh, versione ufficiale dell'accaduto. Perché da quanto si legge viene veramente da sconcertarsi, da sconcertarsi per tanti fatti. Eh, le parole che ha usato oggi Juan Jesus nel, nel suo post, eh, insomma, eh, no, ma si è scusato dicendo che per lui quella parola è un insulto come un altro. Questa è la cosa più raggelante di tutte. In attesa di conferme. Però, però sono fatti veramente di fronte ai quali è, è difficile mantenere la calma ed è difficile mantenere una speranza nel miglioramento perché se con tutto quello che si tenta di fare si arriva lì Ancora una volta, ancora un'altra volta, allora, allora veramente siamo messi molto, molto male. No, io, tra l'altro, eh, colgo l'assist di Amedeo Sofia in chat, che secondo me dice una cosa mh, molto con grande sensibilità, dice perché. Poi pretendiamo delle cose dalle curve, eh sì. se i giocatori in campo fanno queste cose. Io porto un'esperienza personale: quando da giovane, eh, <ride> da molto <ride> giovane, <ride> andavo allo stadio, io mi ricordo che provo disagio. Quando sentivo certo. i burazzisti, provo disagio perché e magari ero a fianco a delle persone che facevano quei burazzisti. Io questa cosa l'ho detta più volte per branchismo, non perché erano razzisti, lo facevano per branchismo, però c'erano i burazzisti. Io provo disagio, non riuscivo sì. a fare quella cosa solo per far parte del branco, quindi questo sì, è una brutta bisogna, cultura anche eh, perché se io porto no, il mio però, figlio allo stadio, non voglio etto. che si senta questa cosa, no? Ma però quindi, bisogna che... anche uscire eh, dal discorso perché il, il problema mi sembra veramente. P poi torniamo a parlare di calcio, però eh, il problema mi sembra sembra veramente molto, molto serio. Quindi ehm, io l'anno scorso ho partecipato veramente con, con grande piacere oltre che onore a, alla, alla campagna ufficiale della Lega Keep Out, the ho fatto dei, dei podcast che mi hanno veramente aperto ancora di più la mente, mi hanno portato delle testimonianze molto importanti per la mia vita. E eh, una delle cose che ho capito è che non possiamo neanche più permetterci di dire no, ma è solo ignoranza. No, no, è razzismo. Perché l'ignoranza ti porta a dire delle cose ignoranti. Se tu ti permetti di prendere il colore della pelle di una persona come spunto per insultarla, denigrarla o anche solo darle fastidio, è razzismo. Il razzismo ha combattuto. Può essere razzismo inconsapevole, quello sì, ma è razzismo. E il razzismo non può esistere nella nostra società, nella nostra vita. Quindi questo va chiamato chiaramente. Bene, mi sembra che siamo stati molto chiari sulla vicenda, chiaramente in attesa di eh, dati oggettivi. Questo è tutto quello che si presuppone, ma è giusto eh, fare anche delle supposizioni in base a quello che è emerso fino adesso. Vi porto invece sul campo. Eh, vorrei fare dei focus sui singoli, e eh, qui arriva lo spunto dal nostro è, 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 è qua, uomo dei dei numeri, del calcio, eccetera eccetera eh, tra l'altro con un um, eh, denominatore comune che è quello dei centrocampisti ma non solo perché poi ce ne sarà un altro e mi piace l'idea di essere al posto giusto perché per due su tre di questi giocatori essere al posto giusto ha svoltato la stagione per il primo no Lobotka è sempre al posto giusto ma in quel posto lì, cioè quello 5 del 5 del volante nel calcio sudamericano, ma con una continuità impressionante, che, che ormai lo sta portando ad uno status eh, veramente di livello sì. altissimo. Sì, perché fare bene quando il contesto funziona non è facile, però è più semplice. Fare bene quando il contesto non aiuta... Beh, insomma vuol dire che qualcosa di grande c'è in questo piccolo giocatore che ha dei dati però davvero grandi anche in questa stagione i numeri danno ragione a Lobotka poi eh, nella vostra classifica dei preferiti, nel vostro giudizio, nella vostra opinione potete metterlo dove volete, però i numeri ci dicono che è un regista eccellente, ancora una volta dal punto di vista dei passaggi riusciti, qui ho voluto mettervi anche il dato del passaggio lungo, eh, certo, perché un importante. conto è fare il passaggio facile, un conto è essere così preciso, rasentare l'80% anche nei passaggi lunghi e nei passaggi progressivi, cioè quelli che ti fanno portare la palla in avanti verso il pericolo. Per l'avversario. Un altro dato forte estremamente positivo sono il numero di intercetti il posto giusto lo diciamo sempre vuol dire anche quando la palla ce l'hanno gli altri intercettare il passaggio pericoloso degli altri o anche fare il tackle qui il dato negativo o comunque che fa un pochino eh, cascare l'occhio è l'ultimo quello dei tocchi nella tre quarti offensiva ovvero lo vodka è vero che per ruolo gioca davanti alla difesa e spesso si abbassa anche tra i due centrali di difesa per imparare l'azione però non va proprio mai a toccare mm. la palla nella tre quarti offensiva lo fa pochissimo solo 10 tocchi eh, nei 90 minuti e questo è un dato che comunque eh, fa, fa pensare che è un giocatore sicuramente ottimo per la prima costruzione a cui forse non viene richiesto di fare l'ultimo passaggio o comunque sì. di Schiacciare possibilmente eh, la squadra avversaria nella propria. Nella, nel primo terzo di campo. Lui è sempre stato un regista classico. Cioè, uh, nei, nei posizionamenti. Poi, con, con interpretazioni, secondo me, anche invece molto peculiari e molto moderne. Però, nei posizionamenti, anche quando c'è il Vigo, era uno che raramente si avventurava nella tre quarti avversaria. Ehm, dimmi, eh, Allora dimmi. la definizione di tocco a livello statistico. Cioè eh, io prendo palla al limite della mia area di rigore, la porto al limite dell'area di rigore avversaria. Statisticamente è un tocco, tocco solo. perfetto, ma è un tocco fatto al limite della mia area di rigore o al limite dell'area di rigore avversaria? È al limite della tua area di rigore. Vedi? Perché una cosa che eh, rimane, secondo me, la più grande peculiarità di Lobotka. Eh, detto che è giustissimo strenare questi, questi dati perché, perché dà la dimensione della, della totalità e dell'incidenza del giocatore. Ma io, anche domenica sera, guardando la partita, e quest'anno Lobotka forse una fase di leggero appannamento l'ha avuta, o di. Cioè, ma come, come l'ha avuta tutta la squadra? Era impossibile essere brillanti a un certo punto nel Napoli di quest'anno. Però la cosa che a me fa sempre saltare il banco di Lobotka è. Ricezione di Lobotka sulla pressione, il modo in cui scivola via e porta avanti il pallone. Perché la prima protezione, la prima protezione ma è e una protezione poi fatta conduzione. in conduzione. Sì, sì, sì. Perché lui ha questa capacità veramente di scivolamento sul pressing dell'avversario. Quindi la sua ricezione è sempre molto bassa. Perché va a prendere sì, la sì. palla nella zona, appunto, del, del volante. No? Ma uno che eh, sì, ti fa il passaggio progressivo, sì, ti fa il passaggio preciso, ma anche quel tipo lì di conduzione... Poi arriva più avanti a farti partire l'azione, però tu st statisticamente raccogli il suo sì, tocco sì. 15 metri indietro, quindi questa potrebbe essere una chiave, detto che, ripeto, eh, poi i, i numeri sono, sono, sono sempre molto chiari. L'Obotka di gol in carriera ne ha fatti pochissimi. Sì, tira anche eh, poco. Tira poco, perché poi ha una, una buona balistica, è eh, tutto sommato. Eh, però ci arriva poco, ma non, non gli è richiesto. Eh, però questo, tanto per. Uh, cioè ho preso lo spunto per. Uh, per ribadire ancora una volta quella che secondo me è veramente la, la straordinarietà di Lobotka sopra tutte le altre. Questa cosa non ce l'ha nessuno. Magari non è il miglior volante del mondo, parliamone. Eh, magari non è il più eh, tecnico, magari non è... Ma questa capacità di ricezione e di eh, uscita dal pressing... Portando il pallone, scivolando. Sembra, sembra uno sciatore quando fa, quando fa lo slalom speciale. Gli passa il più vicino possibile. Quasi accarezza il pressatore, perché così appena l'hai superato, hai. Ancora più slancio e più possibilità di fare, e in questo lo è straordinario. Sì, davvero coordinato. C'è da dire, però lo volevo aggiungere sui dati in generale: che effettivamente il Napoli quest'anno ha diversi dati positivi. Io lo dico sempre: sembra che arrivo qui do i numeri, ma non voglio sentenziare la settimana scorsa diversi numeri iniziati. Diversi di lo vedremo anche oggi in alto. E, e quindi il mio scopo è quello di creare in tutti voi curiosità, cioè stimolo, pensiero, ma come mai, cioè come è possibile che il Napoli abbia tantissimi dati davvero positivi, alcuni al livello dell'anno scorso, di una stagione indimenticabile, leggendaria... Eppure i risultati non arrivano perché, se poi vedi la classifica, la vedi davvero in Perché il calcio è fatto di tante componenti e le componenti, anche chi sa tenere insieme un gruppo, motivarlo, farlo, eccetera, eccetera. Quindi, perdere spalletti, perdere, perdere giunto, li fanno sì che poi dopo non sono solo i dati singoli. Spesso le partite le vinci. Guarda il Bologna, e ne parleremo più avanti. Le vinci con lo spirito, con il cuore, con chi entra alla panchina, con chi. Il Napoli l'anno scorso, eh, quante volte si mi hanno entrato e assegnato dalla panchina? Ma perché? Certo. Perché c'era un'energia, un su un focus incredibili e eh, quindi poi bisogna guardare tutto quello che è il contesto eh, allora, della città. Ca nel calcio non esiste la verità. Il calcio è così amato, è così eh, totalizzante perché ne, eh, non c'è verità e, e spesso non c'è neanche giustizia. Per cui eh, non esiste niente di empirico che ti possa dire la verità sul calcio. I numeri e i dati, soprattutto più approfonditi sono e più ricercati sono, rimangono però l'unico spunto reale per un ragionamento. E' per questo che sono importantissimi. Non sono la verità come niente è la verità nel calcio, però l'unica cosa che ti può portare a ragionare su dati concreti eh, su, su cose reali sono i numeri non eh, a caso la... il mercato si fa sempre di più con le piattaforme legate eh. ai dati non a caso noi parleremo avremo tantissimi dati in questa <ride> trasmissione che saranno assist per le nostre conversazioni lo bot, lo slalomista come l'hai definito tu Sté, che è un classe 94 curiosità è l'unico che sarà con calzone in questo periodo perché essendo slovacco esatto. andrà eh, a fare la pausa nazionale con eh, ciccio calzona eh, ma è al posto giusto essere al posto giusto quanto fa la differenza insomma è clamoroso per due giocatori uno è Pellegrini cioè è arrivato De Rossi da che Pellegrini giocava spesso sotto palla con quel modo in cui giocava Mourinho. l'hanno messo mezz'ala sinistra con la libertà di giocare la palla con la libertà di inserirsi con la libertà di calciare veramente abbiamo guadagnato un giocatore per l'europeo No, Ad... vai tu. Io, eh, sì, sì. e eh, ti ho detto che il punto di partenza, e l'unico punto di partenza veramente interessante, sono i numeri. Per cui anche qui i numeri vi porteranno a una riflessione davvero, eh, secondo me, intensa. Perché i numeri di Pellegrini, da un lato, ci fanno capire, detto che. Con De Rossi, la mezzala, forse è l'allenatore in Italia che sfrutta di più le mezzale per duttività. Fanno tantissime cose le mezze ali nel modulo di De Rossi, perché creano superiorità numerica sugli esterni, riempiono l'area di rigore e spesso sono chiamate anche alla copertura preventiva addirittura, una delle due i numeri cosa ci raccontano qui? Il paragone è inevitabilmente il Pellegrini De Rossi, con De Rossi e il Pellegrini con Mourinho il dato che balza all'occhio è il dato relativo alla produzione offensiva proprio in termini di assist e di gol chiaramente, attenzione però ai tiri, eh, perché comunque non è che con Mourinho Pellegrini giocasse eh, nella propria metà campo e basta, andava tante volte al tiro, il problema è quello che c'è nella, nella, nella parentesi ovvero la percentuale di tiro nello specchio della porta oggi, de oggi Pellegrini è molto molto più preciso c'è un motivo il motivo è che probabilmente c'è un alleggerimento come diceva anche Lele c'è un eh, ritorno alla libertà di rifare la giocata, provare il tiro, sbagliare anche. Qual è il dato che però voglio farvi notare? Uno, come passaggi riusciti, duelli vinti, ci fanno capire che non è che Pellegrini fosse un brocco prima, era sempre un, un buon giocatore. Però il palloni rubati, è un giocatore che ha voglia, ha... Il dato del pallone rubato ti fa capire quanto anche un giocatore con la qualità di Pellegrini abbia voglia di prendersela la palla, perché sa che poi con De Rossi, in questo caso con questa idea di gioco, si portano tanti giocatori nella metà campo avversaria e si ha il piacere di tenerlo poi, questo pallone che tu vai a rubare tante sì. volte. Eh, mi sembra che in questo caso i numeri ci suggeriscano che sono molte di più. Non tanto le cose che Pellegrini fa con De Rossi, ma le cose che riescono a Pellegrini. Corretto, eh? sì. Perfetto. E questo credo che sia anche figlio del fatto che magari sono un pochino più facili da fare. Perché magari, per come gioca a, Io vedo nella Roma una trasformazione proprio complessiva, totale e splendida. Eh, tutti hanno alzato il loro livello e di conseguenza giocatori più forti, i giocatori più decisivi come Pellegrini hanno alzato il livello e si vedono anche di più, dicevi tu abbiamo guadagnato un giocatore per l'Europeo, abbiamo guadagnato un grande giocatore in un posto cruciale per l'Europeo sperando che ci arrivi con questo stato di forma quindi credo che eh, Pellegrini arrivi a tirare rispetto a prima in condizioni molto più favorevoli perché ci arriva su, eh, su uno sviluppo di squadra ci arriva con i tempi giusti ci arriva anche magari con la lucidità giusta Pellegrini recupera molti più palloni perché evidentemente il pressing è più armonico, è più corale, è fatto in zone in cui vai a recuperare meglio palla, non devi continuamente correre dietro a un pallone lontano, a un avversario lontano, ma ci arrivi con la squadra. Io vedo in tutti i giocatori da Roma, soprattutto quelli di creazione, ehm, cioè, come se, se fosse rifiorito il mondo attorno a loro. Perché prima avevi il compagno. Più prossimo a una distanza notevole e ricevevi il pallone sempre in condizioni precarie. Adesso mi sembra che i Paredes, i Pellegrini, i Dybala, eh, gli esterni e eh, 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 abbiano sempre attorno delle possibilità, delle soluzioni e dei sincronismi. La cosa che io continuo a dire, secondo me, è la più straordinaria di tutte, è che tutto questo sia successo dalla sera alla mattina, perché sì, dalla prima partita con Lellas Verona la Roma nel primo tempo fa vedere una trasformazione netta che fa pensare insomma che, 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 che ci fosse bisogno di fare questo tipo di cose e non fosse un obbligo fare quelle che venivano fatte prima. E, allora, la Roma vola sul campo, io voglio eh, riportare un attimo le cose nel contesto perché come abbiamo detto prima per il Napoli... Contano i dati, i numeri, eccetera, eccetera, però poi c'è tutto un contesto intorno, no? E ora la Roma dovrà fare un grande lavoro eh, strategico, perché poi, alla fine, la struttura del club determina sempre i risultati. L'Inter è prima, eh, grazie a una struttura ben definita, e. Eh, Allopposto vediamo l'Ajax che dal momento in cui purtroppo per le vicende overmars l'ha perso, non c'è più Vandersar, fa fatica. Eh, la Roma dovrà ricostruire adesso. Perché via Tiago Pinto ci sono 60 dipendenti dell'area di sportiva in scadenza, che non hanno molto legati a Tiago Pinto. Per cui come è normale che sia, quando cambia una direzione, cambiano anche tutti gli uomini in chiave. In tutto ciò la Roma do dovrà adesso organizzarsi e strutturarsi. Perché. Per le regole del fair play finanziario, ricorderete, l'estate scorsa Tiago Pinto ha raggiunto in maniera straordinaria l'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenza e ricordiamo, scusate se faccio questa parentesi, ma eh, dato che è sempre bene essere chiari, plusvalenza non è una parola, eh, come dire... Eh, non è niente di illegale, legale, niente di sporco, illegale. niente cioè, di... Valenze... strumento, finanziario. Adesso, strumento le... finanziario, comunque è... Una, una realtà concreta dei bilanci. Cioè. Esatto, è scritto nel per play finanziario. Cioè, le plusvalenze illecite sono un, un, un problema. Le plusvalenze sono una cosa che vengono richieste per il per play certo. finanziario. Cosa vuol dire? Faccio un esempio molto eh, attuale. Zaleschi, che ha il contratto in scadenza del 2025, che è un prodotto della, CAD, della primavera della Roma, se verrà venduto, sarà tutto plusvalenza. La Roma deve fare più di 30 milioni di plusvalenza quest'estate. La cifra non è ancora. Chiara, perché dipende molto da tanti fattori, tra cui quanto vai avanti in Europa, eccetera, eccetera. però queste plusvalenze le devi fare. I giocatori che ha la Roma per fare plusvalenza sono Zelensky, Bobbe, Svilar. A meno che vuoi vendere un big, e però, ti devi organizzare perché devi avere contatti. Perché l'anno scorso ho fatto dei miracoli, ti avevo pinto a, a giugno. E sarà una componente comunque determinante per la prossima stagione, indipendentemente da quello che, se rimarrà, De Rossi potrà fare, no? Perché De Rossi sarà messo in condizione di fare le cose in base a quello che succede alle sue spalle. Eh, sicuramente, e sarà molto complesso. Eh, ricreare una struttura totale in un club di, di dimensione internazionale in, in poco tempo. Eh, mi auguro, ma sono convinto, che, che ci sia questa... Questa consapevolezza e, e che magari, come è stato fatto spesso dai, dai Fritkin da quando sono a Roma. Ci siano già delle cose apparecchiate che poi noi sapremo all'ultimo è sempre stato così, eh. Sono i numeri eh, uno in questo. Eh sì. Nel non far filtrare sì, le cose sì, sì, e non mi parlare il con nessuno. Purtroppo pomeriggio dell'annuncio di Mourinho, Mourinho sembrava a, uno a, scherzo. Stagione ancora conclusa. Io ero in giro con mia moglie, cioè, no, mi sono ammutolito per dieci minuti e diceva <ride> che, che fare. Eh. <ride> Mourinho va a allenare la Roma. <ride> eh, sì, sì, sì. Il Paolo Sarti eh, mi ricordo come fosse legato Non legata quella cosa. Vabbè, Ah, io debbi giro. No, 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 no. comincio a preoccuparmi. <ride> <ride> e, no, no, adesso, tornando seri, il, eh, è vero, loro in queste cose sono, sono sempre stati sorprendenti anche per certi versi, per cui sono convinto che abbiano, che abbiano in mano la, la situazione. Anche perché, appunto. Eh, I tempi sono molto stretti. Eh, Quest'anno ci sono gli europei per cui durante gli europei e la Coppa America. Secondo me è ancora un pochino più difficile chiudere certe, certe trattative, certe operazioni. Cambia il mercato, e quindi dovrà, dovrà fare delle cose grosse la Roma fino, fino a luglio. Vedremo. Eh, tanta gente ci chiede: parlate dei sorteggi di Champions League, Europa League. Ci arriveremo con calma, ragazzi. Abbiamo una scaletta, fidatevi di noi se volete e ci arriveremo. Eh, stavamo parlando di giocatori al posto giusto. Eh, mai come in questa stagione. Sta rendendo Loftus-Cheek Loftus-Cheek che eh, ha una resa Per centrocampisti nel Milan Negli ultimi 15 anni Seconda solo a Cialanoglu e Nocerino Che vi ricordate fece quella stagione sì, con Ibra sì, Pazzesca e, e sta rendendo Giocando da sottopunta Cosa che non aveva mai fatto in carriera mm. Nemmeno in quell'anno magico con Sarri In cui giocò tantissime partite Non la finale di Europa League mm. Perché non so se ricordate Ma mh, Sarri si infuriò Perché il Chelsea dovette fare quella tournée prima della finale mm. di Europa League e contro il New England Revolution si infortunò Loftus-Cheek e saltò la finale, però fu la stagione migliore indubbiamente sì. di loftus Chick al Chelsea. Quest'anno sta facendo ancora meglio per gol e per assist. Sta facendo ancora meglio. Faccio solo una premessa nel dirvi che eh, sì, i dati di Loftus Cheek danno ragione al giocatore. Ma è cambiato il modo di attaccare anche di Loftus Cheek recentemente, perché è cambiato il modo di attaccare del Milan. Mm. È un Milan che ha ritrovato due elementi chiave: uno, la trazione mancina, ma poi ci arriviamo. Due, i giocatori in mezzo al campo che corrono tanto, tanto, tanto. Perché sono andato a sbirciare i chilometri percorsi di Reinders e Ben Nasera, entrambi sopra i 12 chilometri okay. percorsi anche nell'ultima partita e, e questo significa che ti puoi permettere di tenere un Loftus Cheek che magari non per forza continua a fare su e giù e quindi può arrivare lucido quando c'è da finalizzare perché la lucidità in Loftus Cheek è decisiva perché poi ha la fisicità per riempire l'area di rigore e per riempire gli spazi perché se hai la trazione mancina tiri tanti avversari da quella parte e la conseguenza è che dall'altra parte hai più spazio quindi Pulisic e allo stesso tempo Loftus cheek che prima attaccava verticalmente ora tende ad, ad allargarsi a destra e poi ad entrare in area di rigore ho voluto portarvi anche qui qualche numero di Loftus cheek coltivando e cavalcando quel gioco che avevo fatto Loftus Savic un po' così per rendermi simpatico Seri. No, vabbè, penso che non ho fa ridere, però no, mi, fa, mi fa piacere perché i numeri eh, di Loftus Chic eh, diciamo che non sfigurano di quelli eh, rispetto a quelli di Milinkovic Savic nella stagione 21-22, stagione in cui Savic fa 11 gol e 11 assist. Ed è proprio sugli assist che è il, il grande eh, fattore differenziante tra Loftus e Savic perché? Perché anche potenzialmente. Loftus non è il giocatore che ti mette in porta, non è il giocatore dell'ultimo passaggio, è più un giocatore aggressivo che sfrutta tantissimo lo spazio, che crea una punta che attacca l'area piccola. Quindi, il centroavanti ideale per un giocatore come Pulisic e come Loftus è un giocatore che attacca la porta. Certo. Quindi che riempie l'area piccola Perché il difensore viene attirato dall'attaccante Va verso la porta e si crea quello spazio tra le linee eh, Dati forti, quello anche qui dei passaggi riusciti Dei duelli aerei e anche dei duelli a terra Loftus Cheek, soprattutto dell'ultimo terzo quindi quando costruisce il tuo avversario è un giocatore che va a lottare che va a duello e che vince tanti duelli quindi è utile anche in non possesso se circoscritto chiaramente a quella zona di campo perché al il background del centrocampista puro e non del e torniamo effettivamente al, al, al ruolo è una cosa fondamentale dobbiamo smetterla di definire il ferre l'uomo dei numeri perché poi ti tira fuori un trazione mancina così come se fosse <ride> niente in mezzo <ride> qua, qua uh, ormai ci manca. Ma noi lo sappiamo che sopra, lo perderemo no. Presto no, perché andranno a lavorare non, per una no, squadra, no, no, nessuna intenzione di perderlo. però cioè, smascheriamo anche questa cosa che è solo l'uomo dei numeri. Cosa di fronte <ride> a, a ben altro, no? Ehm, allora, eh, grandi meriti a Pioli mm. perché l'Oftusic arriva in Italia non solo con un punto di domanda sul terrà fisicamente avrà i soliti problemi, qualche problemino l'ho ha avuto ma arriva con l'idea che possa essere un, finalmente un'iniezione di chili e centimetri nel centrocampo del Milan, che aveva perso prima che sì, che aveva perso l'agonismo di Tonali, per cui l'arrivo di Loftus Cicvelli ha visto sì come un giocatore con anche proprietà tecniche, ma soprattutto con, con struttura, no? E invece Pioli si accorge immediatamente che questo diventa un grimaldello messo più avanti per il modo di giocare del Milan, quindi... Prima di tutto, grandissima chiamata dell'allenatore, grandissima lucidità. Poi, come sottolinei tu, eh, Stefano, ehm, in Milan ha ripreso a correre tanto, soprattutto in mezzo al campo, e non so se abbia cominciato, ma comunque ha riscoperto anche il correre bene mm -mm. perché non è solo la quantità di chilometri percorsi, ma anche il modo in cui corri. E questo è secondo me una, uno dei motivi principali della continuità di risultati che ha adesso il Milan. Eh, perché prima abbiamo parlato tante volte di eh, disequilibri, di carenze, di. Però eh, poi ragionandoci, eh, le, le mancanze individuali in una situazione oppure in un momento su, sulla forma sono state spesso la, la zavorra del Milan. Per cui adesso, soprattutto in mezzo al campo, il, il motore è fluido, e di conseguenza, un giocatore come Loftus Cheek, che sta bene in un calcio come quello italiano. È un giocatore che, che ti fa della differenza. È diverso da Milinkovic Savic. Secondo me non ha neanche il valore assoluto di ma Milinkovic Savic. Certo, ma, però no, no, beh, ma è un paragone. Sì, I paragoni sì, si fanno per sì, eh, sicuro, no, sicuro. cercare di avvicinare. Non, sì. non stiamo dicendo uno è a forte come l'altro. Eh, no, anche perché, voglio dire, <ride> sono state operazioni anche differenti dell'estate. Era proprio. Il mio sottolinearlo era proprio ideotica questo. Il fatto è che il Milan ha preso un giocatore molto funzionale. Ed è assolutamente vero che per un. Per utilizzare al meglio come tre quarti un giocatore del genere, hai bisogno dell'attaccante che, che ti sfondi la profondità, perché poi vediamo la maggior parte dei gol di Loftus cheek sono a, a rimorchio. Può arrivare a rimorchio su un cross alto eh, fatto sia dal piede forte che dal piede invertito, ma soprattutto dal piede forte, perché quindi con una traiettoria d'uscire arriva il colpitore di testa che ha il tempo vantaggioso rispetto all'attaccante, al difendente. Eh, ma anche quello che ti arriva sullo scarico basso, quindi sull'attacco del fondo e eh, il, il pallone a rimorchio perché ha qualità balistiche. Eh, ripeto, tutto nasce dall'avere da, individuato un profilo che poteva essere intrigante, ma soprattutto dall'allenatore che capisce dove e come utilizzarlo al meglio. E tra l'altro loftus Chic, potremmo sentirlo a breve su Cronache perché lo incontreremo. Eh, introduco invece un altro tema, Teo il brasiliano. Prima eh. però di arrivare a perché Teo il brasiliano è la miglior versione di Teo vista in Italia? Allora questa domanda è difficile, questa infatti faccio rispondere a te. Io posso dire che è la migliore versione di Teo di quest'anno perché torna a fare sì. Il suo ruolo, alla fine è bello anche sognare, essere creativi, anche fare di necessità virtù e quindi doverlo adattare a ruoli che non sono suoi, ora è tornato a fare il terzino prima di tutto, non l'ala, non il difensore centrale, non il terzo, torna nel suo ruolo e penso che meglio di te oggi non esista un terzino puro a sinistra, cioè un giocatore che... Ha ah, la, la conduzione per accelerare, il campo da attaccare e allo stesso tempo anche il fatto di resistere facendo 60 metri mantenendo la lucidità della scelta. I dati, dico questo perché alcuni dati su Teo Hernandez mi supportano, ovvero. Eh, al di là del simpatico dato del picco di velocità che raggiunge, che ti fa sempre un po' capire, no? I 34 km orari raggiunti, eh, nel totale dei chilometri che percorre circa 10, neanche tantissimi, è forte. Quanti ne percorre in sprint, cioè quanti a più di 15 km all'ora, cioè lui fa più di un chilometro a più di 15 km all'ora. Tutto questo però poi si abbina bene con il numero di passaggi precisi. Perché se su 47 passaggi tu riesci a mantenere, malgrado questa cilindrata, questo motore, quasi 40 passaggi su 47 riusciti, di cui due chiave, ecco che allora. Il terzino ci sta, il terzino fluidificante. Poi chiaramente, sei davanti uno che quando è in forma è un crack perché punta l'uomo, lo salta, va dentro al campo, poi si allarga, ti crea lo spazio. Ecco perché il Milan torna a trazione mancina e di conseguenza favorisce anche la parte destra della squadra. Certamente. È il miglior Teo di sempre. Può essere, sicuramente è un Teo che è ritornato sui, sui suoi migliori standard. E sono standard che sono andati migliorandosi sempre, costantemente. Per cui può essere che sia il miglior Teo di sempre. Ehm, però è un giocatore che le, le proprie, i propri punti di forza li ha dichiarati immediatamente. Perché, allora, se non è questo il miglior Teo di sempre, il miglior Teo di sempre è stato in quel momento in cui, adesso non, non ricordo esattamente... 2021. Se, è quando c'erano lui e Gossens, i due laterali mancini migliori della Serie A. E lì avevi la... Eh, Evidente dimostrazione della differenza fra i due. Teo Hernandez, un capolavoro atletico, un capolavoro anche di, cioè di, di spavalderia, perché Teo è uno che, che ti bullizza sulla sì. fascia, arriva, eh, ti svernicia, ti lascia in briciole. E invece Gossens, che nelle qualità puramente <ride> tecniche aveva qualcosa in più. Cioè, Gossens era l'uomo di, di lavoro della palla anche di dribbling non solo del tempo di inserimento sulla, sulla percussione di Atebur dall'altra parte per cui questo è sempre stato Teo però eh, è andato migliorandosi costantemente eh, passando attraverso momenti tant'è che allora non era un titolare nella nazionale francese anzi faticava ad essere convocato oggi è indubbiamente il terzino sinistro titolare de, de, della Francia e... La, il discorso sulla, anche sulla complementarietà eh, fra lui e Leao è un'altra chiave, perché uno è il pirata corsaro e l'altro invece è il virtuoso, se vogliamo. E uno è mancino e l'altro è destro, funziona tutto alla perfezione, e che lì stiano sempre e comunque. Eh, la maggior parte forse no ma forse sì: delle, dei destini del Milan nella partita e nella stagione è altrettanto lampante tra l'altro apro una parentesi dato che avete nominato Gossens hai nominato Gossens Gossens potrebbe tornare in Italia perché è un obiettivo forte di Sartori e la volontà del ragazzo mm -hmm. è di tornare in Italia quindi Sartori che l'ha avuto eh. all'Atalanta vorrebbe ripetere l'operazione Freuler e portarlo eh. interessante. E sarebbe, sarebbe interessante, interessante. ma eh, questa mattina siccome noi abbiamo una chat che, che poi chart... se volessimo fare, scusa se volessimo fare discorso un po' più superficiale eh, ma è da difesa a 4 eh, cioè, penso che io purtroppo male, ci stavo anche pensando io, anche io, anch io dicevo, ho ci pensato, ho pensato però pensando perché... non sappiamo chi allenerà la Roma infatti è l'altra cosa a cui ho pensato e siccome il terrore che avevo è che finisse tutto questo col gioco delle panchine me ne sono stato zitto ma invece no, non sei stato zitto non l'abbiamo detto noi allora, siccome noi abbiamo una chat, eh, questa mattina eh, abbiamo scritto del fatto che Teo è a due gol da Maldini. Mm. Sono chiaramente due giocatori diversi, però noi allora ci siamo chiesti: Ma Teo, paragoniamolo ai grandi laterali brasiliani e vediamo che numeri ha. Bart, tu hai fatto questo lavoro. Che numeri ha rispetto a, a 26 anni ai laterali brasiliani? Sono numeri impressionanti, anche se c'è da dire chiaramente che stiamo parlando di un calcio diverso rispetto a quello di... Ora, magari Marcello ci si avvicina di più, poi Daniel Alves... Eh, ma, chiaramente rispetto a Mike e Roberto Carlos stiamo parlando di epoche diverse però guardate nessuno di questi quattro eh, esterni che hanno scritto comunque la storia del calcio hanno fatto la storia anche del calcio brasiliano che più o meno si avvicina ai dati almeno in termini di gol di Teo Hernandez quindi diciamo che stiamo parlando di qualcosa di veramente veramente impressionante e il paragone con, che abbiamo fatto sia o comunque l'abbiamo chiamato il Ter brasiliano dire, direi che tiene diciamo Sì, di, di, con, su comparazioni di che queste... diciamo più per divertirci noi che non per dire delle cose eh, sensate, però eh, è impattante, soprattutto il fatto che abbia fatto più gol di Roberto Carlos, che è il rigorista, però, eh, Teo Hernandez si ha tirato anche di qualcuno l'ha sbagliato. Ma è, è impattante di sicuro. No, ma la, la dimensione dell'importanza di Teo Hernandez anche negli aspetti poi definitivi della partita, è, è fuori di dubbio. Ma tra questi, quello che te lo ricorda di più, ah, personalmente, di questi, perché lui è. Okay. Potremmo definirlo brasiliano nell'indole, sì. Ma non è brasiliano nel gioco. È... Secondo non è me non è neanche parte... francese. È veramente tanto spagnolo sì. nella, nel, nella, eh, nel, nel modo di giocare. Cioè lui è proprio il, il, il laterale spagnolo, il terzino a spada sguainata. Sì, eh. e secondo me fa parte di. Cioè se noi ragioniamo oggi su che giocatore è Bellingham, su che giocatore è Mainu, sono giocatori eh, che fanno parte del calcio del 2023. È difficile sì, sì, paragonarli sì, con sì, giocatori sì, sì. Del, degli anni 2000. Infatti è chiaro che era un gioco e un punto di partenza però per rendere la dimensione eh, di Teo. La Juventus ha perso il passo. Guardate, sulla Juventus mi sono sbizzarrito perché a me piace ascoltare le, tutte le opinioni sul tipo di gioco, la qualità, eh, il calcio espresso, eh, però c'è un dato che è molto 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 interessante che è proprio il passo cosa significa? Cioè l'andatura media della squadra in non possesso e in possesso sono andato per curiosità qui vi ho portato le prime 10 partite e le ultime 10, perché ad occhio avevo notato un'aggressività un, quel, quello che poi si definisce cortomuso, non è solo nel risultato 1-0 ma è anche come tu te lo vai a prendere questo risultato magari alla fine eh, con quella grinta con quella cura del dettaglio anche sul calcio piazzato, al di là del Calcio espresso e della qualità del gioco espresso, ecco qui i dati che emergono parlano. Eh, prima la Juventus aveva un passo in non possesso di 9.7 km all'ora. Quindi era una squadra che anche se non ti aggrediva, non ti attaccava, comunque correva tanto in non possesso per coprire ogni spazio, per tenere le due linee molto strette per impedirti di trovare il minimo spazio e anche in possesso correva nelle ripartenze. Perché se tu eh, tieni il baricentro basso, poi però devi avere la forza di ripartire con gli esterni, con le mezze ali. Ora lo fa di meno. Soprattutto in possesso il dato è veramente forte Cioè la Juve è calata fisicamente Sia sì. in non possesso che in possesso sì. Al di là della costante del tipo di gioco espresso Che rimane però una costante sì. stagionale Questa è una differenza stagionale abbastanza netta Prima correva un po' di più sia in non possesso che in possesso Rispetto al suo avversario Ora lo fa quasi come il suo avversario Non fa più la differenza quella fisicità Quel chilometro all'ora che lampante, prima la faceva ed è lampante. Non so se sia calata fisicamente, è sicuramente calata di intensità. Questo di sicuro. Non so se sia un discorso che non ce la fanno o un discorso. che si No, esatto. Esatto. Pensi, no, no, perché poi il capito. dato. Io associo fisicamente, certo. in effetti è un errore, perché magari anche inconsciamente molli un pochino. Ecco. Questo potrebbe però, essere. Sì. Però. Eh, due cose sono da dire: una, eh, il calo secondo me avviene prima dello scontro diretto perché la partita. Che eh, divide le acque veramente la partita con l'Empoli, dove ovviamente il rosso a Milik eh, ha un'incidenza determinante, ma la Juve l'aveva iniziata male. Tant'è che Milik si fa espellere perché al quarto d'ora è al terzo stop sbagliato e la Juventus aveva fatto tantissimi errori tecnici prima, lui eh, in preda alla frustrazione fa un intervento da espulsione. E poi la Juve lascia la palla all'Empoli, pareggia la partita. Scontro diretto con l'Inter lo perde da lì. Eh, va, tutto, va tutto in flessione. Seconda cosa, e qua eh, piaccia o non piaccia, secondo me è una conseguenza diretta. La Juve, finché aveva un'intensità tagliente, una focalizzazione granitica, una spinta eh, quasi sacra a volersi riprendere quello che veniva considerato dall'interno del gruppo il mal tolto dell'anno scorso. Ha fatto un certo tipo di risultati Nel momento in cui ti è calata questa cosa E allora avresti dovuto avere un impianto di gioco Una proposta, un'organizzazione, uno sviluppo eh, Tutte queste cose che sono meramente calcistiche La Juve non le ha O fatica a tirarle fuori Che poi può essere un discorso anche qua di calo mentale perché hai sognato un qualcosa che hai capito che non puoi raggiungere ok parliamone però sinceramente anche il confronto numerico fra le varie stagioni è un confronto numerico che dice che la Juventus in questi due anni e mezzo nel secondo ciclo di Allegri è sempre stata calcisticamente sulla stessa falsa riga cioè che la Juventus abbia gli stessi punti dell'anno scorso eh, in una stagione in cui non c'è stato il caos penalizzazioni non penalizzazioni cambio di dirigenza e in una stagione in cui non ha le coppe, che, che, che se ne dica, può essere un discorso un pochino frustrante sul piano psicologico ma dal punto di vista della preparazione delle partite è un innegabile vantaggio e, e evidentemente non lo è stato e se non lo è stato è perché è, è un innegabile vantaggio se tu hai un certo tipo di propensione nel lavoro settimanale. Se non ce l'hai è la stessa cosa e infatti i punti sono esattamente gli stessi. Per cui io credo che anche questo, cioè poi, mh, qualcuno si offende, qualcuno no, ma eh, che la Juventus quest'anno non abbia fatto dei miglioramenti è eh, ulteriormente dimostrato. Eh, io credo che. Mh, intanto ricordiamo che la, la Juventus ha ancora la Coppa Italia dalla sua e quindi ha un obiettivo <coughs> che e è molto, può fare della differenza. Che eh, è è molto se dice il trofeo e in fin dei conti eh, fa della differenza. Se non lo vinci è un aggravante ulteriore. Sì, e io assimilo un po' la situazione della Juventus a quella della Roma. cioè... Mh, Credo fortemente che con un cambio di guida tecnica, ma non perché per forza, magari l'Egri farà bene da un'altra parte, no? ci sono anche questioni in cui, situazioni in cui, contesti in cui eh, sei arrivato a un punto in cui non riesci più a trarre il meglio, io credo che la Juve con una guida tecnica diversa possa esprimere cose migliori magari anche con un Giuntoli che fa il mercato eh, vero perché sarà il vero mercato di Giuntoli il prossimo non quello dell'anno scorso quando è arrivato eh, di fatto a giugno alla Juventus eh, ricordiamo l'abbiamo detto più volte che Tiago Motta è uno è stato avanzato di dialoghi il che non vuol dire che è l'allenatore della Juve perché non è il momento però insomma sono son, son tutte cose che potrebbero un po' cambiare l'orizzonte alla Juve e eh, è difficile pensare a un orizzonte migliore per Reale. Invece, ci sarà un orizzonte migliore, perché arriverà anche Mbappé. Wow. Però, stai, io quello che ti volevo chiedere: ehm, arriverà Mbappé, so arriverà Hendrik che Hendrik al grande palcoscenico europeo è ancora sconosciuto ma io vi dico arriverà Mbappé e arriverà anche Hendrik pensa un po' mm. eh, io ho visto solo gli highlights non ho visto i 90 minuti e delle questa, reale questa, perdona, di sabato perché purtroppo che è una colpa che ti devi prendere il panisesto <ride> settimanale il panisesto del weekend impone delle scelte però ero proprio curioso dopo aver visto e gli highlights è un'ulteriore colpa a questa tua dichiarazione perché sai bene che le partite si possono vedere anche non in diretta ma andiamo avanti comunque <ride> io, siccome stasera sei qui ho detto eh, Andare, no, glielo chiedo, no. eh. Esatto, sì. eh, mm, siccome tu sei molto giovane, no? Che concipisci sempre, sempre più gioco. Il termine FIFA Street, <ride> eh, sì. Bart, aiuta, aiuta aiutami Bart. per favore. FIFA Street, <ride> ragazzi, era quel ah, videogioco spettacolare in, spettacolare in cui spettacolare. praticamente potevi schierare una formazione a 5, se non ricordo male, con i più grandi campioni, ma. Mm. Quelli che facevano le giochesse, come si diceva nel mie parte: ossia, le giocate in italiano e ti divertivi. Giocavi con le sponde al muro doppi passi. Mi di Sono tutto. divertito poco, evidentemente. Eh, tutto no, ciò no, per dire io che quando io, quando l'ho visto, ho pensato: ho detto: questo reale è qualcosa di incredibile da vedere, da commentare. Cioè, te sì, che l'hai commentato? Sì. Eh. No, no, è, è bello, è... è pieno. Poi. Eh, anche lì, anche il Real Madrid ha attraversato tra l'altro di recente un periodo in cui non era così bello, non era così esaltante, ma io l'ho interpretato come il solito momento di ricarica. Pintus. Eh, perché poi, guarda caso, con le squadre di Pintus, eh, magari a febbraio si sì, perdono qualche punto, e allora è arrivato il momento in cui basta. Il Real eh, quest'anno non ce la fa, poi decollano e sono le uniche squadre che chiudono, fanno l'ultima partita della stagione più forte della, della prima eh, eh, o di quella precedente. Comunque. Ehm... Allora, la, la, la componente spettacolare di questa squadra, se, se ci colleghiamo poi soprattutto alla, alla partita che ha vinto a Pamplona, è data soprattutto da Vinicius. Vinicius è eh, visto come il bene e il male del Real Madrid. Io continuo a non capire come si possa vedere del male in un, uh, in un giocatore con questa. Cioè con questo carnevale dentro Con questa Esuberanza Bello tecnica dentro. Sì sì è così Per me è il villano moderno sì. Più gasante Che ci sia Sì è, ci sta Ci sta ci sta Perché poi eh, L'ho detto anche Anche sabato Durante la partita Cioè è divisivo perché ha delle platealità ma, ma smaccate ma volute, volute. anche qua c'entra il discorso del razzismo e quindi è sempre da, da scindere però c'è abbastanza polemica in, in Spagna in questi giorni perché l'arbitro eh, non, non ha riferito nell'atto insulti razzisti il Real Madrid eh, se, se l'è presa, lo Sassuna se l'è contropresa dicendo oh, insulti razzisti non ce ne sono stati e, e questo è sempre da, da, da definire ma eh, lui comunque lui si vede che gode ad essere insultato in maniera razzista, ovviamente no, ma nell'essere beccato, quando lo stadio, quando il tifoso, quando l'avversario subisce la provocazione tecnica di Vinicius, lì comincia il divertimento vero di Vinicius. E per me da spettatore è una cosa bellissima. Molto NBA. E, sì, sì, ma anche molto Brasile. Uh, provocatori tecnici lì ne hanno sempre avuti e... Speriamo in Dio, sempre ne avranno perché ne abbiamo bisogno. E, e poi e, che dire, in tutto questo c'è sempre poi una base di mh, estrema concretezza che è data dal, dall'ineguagliabile allenatore che hanno in panchina, ineguagliabile anche nella sua evoluzione. Perché poi si parla di tecnici che si sono evoluti, tecnici che non si sono evoluti, e poi si parla sempre di Ancelotti. Che si evolve rimanendo sempre uguale ma capendo sempre un attimo prima dove deve andare. E non credo che Ancelotti abbia passato le sue notti ad aggiornarsi e a guardare partite in questi anni, ma Ancelotti ha capito molto bene che poteva farlo per lui la persona di cui poteva fidarsi di più nella vita, ovvero suo figlio, che ha fatto un, veramente un'evoluzione molto importante. Però poi la genialità è puramente sua. Eh, noi eh, quest'anno all'inizio della stagione avevamo tutti dei seri dubbi sul Real Madrid. Perché dici: Benzema è stato, dopo Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte che ha avuto il Real Madrid in questi anni. Ma via, Benzema chi arriva al suo posto? Super soprattutto, non c'è il 9. Quello era il grande enigma. Con Sealo che comunque la sua stagionina 16 gol uh, la sta facendo e arriverà in, uh, a, a sfondare i 20 secondo me. Però eh, non c'è. E Ancelotti con la sua grande tranquillità cosa, cosa, cosa si inventa di innovativo? Il ritorno al rombo senza un centravanti vero e con due punte esterne. Che si aprono Rodrigo da una parte e Vinicius dall'altra e Bellingham che diventa la sensazione più roboante della stagione. Per cui cioè, basta, questo a definire il genio. Ma la concretezza è data non solo da, dal, dal condottiero, ripeto, ineguagliabile che Real Madrid ha e che ha fatto molto bene a rinnovare, ma anche poi dai vari basamenti che mette domenica, sabato per me eh, l'uomo copertina è Vinicius. Eh, ma Valverde, cioè, a un certo punto, penso di averlo definito ubiquo. Eh, perché, eh, <ride> ma sì! Cioè Valverde eh, sbucava in tutte le zone del campo. E questa è una stagione in cui si è discusso del fatto che l'anno scorso arriva a fare 12 gol. E, e Ancelotti ha fatto perfetto. Quest'anno Valverde <ride> i gol ne ha fatto uno a settembre. Quindi, Valverde è calato. Scoppio a ridere. Valverde non so se poi gli hanno messi a rifarti tutti. Ha fatto tre assist eh, domenica, da tre zone del campo diverse, con tre parti del corpo diverse, in tre modi completamente diversi. Ma l'ubiquità di Valverde in un roster di centrocampo, che se lo leggi dall'inizio alla fine, non vorresti smettere mai perché è il miglior centro, il roster di centrocampo del mondo, senza discussione. Valverde è quello più importante di tutti. E quindi c'è una squadra che ha queste, queste meravigliose vampate tecniche. Ma ha sempre una concretezza data da questi basamenti e dalla certezza della condizione atletica, che anche per i giocolieri è basilare nel calcio di oggi, che puoi portare al Madrid negli ultimi mesi di stagione ad essere sempre la squadra che non ti vuoi trovare contro. Quindi eh, dopo faremo le percentuali sul passaggio delle italiane. Ma Real City, che è la partita, e... quanto diamo? E il City è la squadra più forte del mondo. Quindi diamo il, city. diamo il City. con due o tre punti di percentuale in più. Se chiedi a Guardiola, secondo me, togli una pallina dall'urna. Eh eh, <ride> eh Se spazio. chiedi a Ancelotti, togli una, una pallina all'urna. All me no, no, lui ti dice, togliela tu. Ah. Ah, ok. Questa è la differenza. Questa è la differenza dall'aver contro il Real Madrid o aver contro anche la squadra più forte del mondo, ma che non si chiama Real Madrid per battere il Real Madrid. Devi strabatterlo con i numeri se no, perché tutte le volte che i numeri sono simili passa il Real Madrid in tutte le partite. Se voi andate a vedere, non guardate il risultato, guardate tutte le statistiche che volete. Più i numeri sono simili, più dici, ah, questa volta pareggio. Eppure alla fine la spunta era il Madrid Quindi se lo vuoi battere devi fare come l'anno scorso. Cioè lo devi strabattere su tutti i punti, sotto tutti i punti di vista. Dai, facciamo subito il, la percentuale di passaggio delle italiane. Eh, <ride> partiamo da percentuale, dobbiamo fare su 100. Ok? Ok. Non, non... Percentuale. No, no, perché mi hai detto 3, 3, 4. 1 ah, cioè, su 4 è Eh, eh beh, 25% 20. Certo. <ride> però facciamo la... Va bene facciamo... allora, siete bene. diventati tutti numerici fantastico sì, Taconasa esatto, vi, dico... <ride> no, vi sta rovinando poi anche io po' lo Dice 1 su 4 no me lo dici succede Taconasa vi sta rovinando ragazzi sì. Vai ah, percentuali di Vai. passaggio delle italiane in Europa League e Conference League Partiamo da Atalanta Liverpool e ti ho detto una su quattro secondo me ha il 25% di possibilità di passare perché il Liverpool è la squadra più forte e perché è una squadra che ha ritmi molto alti però devi anche essere onesto cosa ti ho detto le inglesi e le italiane le soffrono sempre perché hanno quelle astuzie e anche quelle evoluzioni sul, dal punto di vista tattico che, eh, che creano sempre dei problemi agli inglesi per cui il 25% sembra molto poco. Se tu. Perché per quello ti ho dato uno su 4. Se tu la guardi uno <ride> su 4%. Comunque, sì, la percezione... se tu hai, la, ti dicono. tu Vuoi fare una cosa? Hai una possibilità su 4 di riuscirci. Sei più stimolato. Che non eh, se ti dicono hai il 25%. Fantastica. Io purtroppo sono più pessimista. Qui la vedo molto più importante, Cioè vedo un, un dislivello, un divario molto ampio tra le due squadre. Quindi io mi abbasso al 10-15% per l'Atalanta. La vedo veramente, veramente improbabile. Va bene. Io dico 70-30, 70-Liverpool, 30-Atalanta, Milan-Roma. E questa mm. è veramente una, una bella giostra. Io dico che 55-Milan, 45-Roma. Sono d'accordo. Io dico 51-49-Milan. Quei 4 punti percentuali, secondo me, la Roma li recupera per avere il ritorno comunque in casa. È vero che non c'è più oh, il gol in eh, trasferta, però la spinta del tuo pubblico, magari in un even potenziale supplementare, in una partita così equilibrata, eh, se mm. il Milan davvero non spinge tanto l'andata la rischia di diventare davvero complesso. Bravo, mm. per questo 50 abbiamo preso 49. <ride> e... <ride> Fiorentina, Vittoria Pelsen. No, la no, Fiorentina è... è più forte, dai, sì. 80-20. 85-15 85-15 tenete conto che il Vittorio Pilsen è anche calato rispetto a quello sì. che è terzo in campionato distanziato dalle due squadre di Praga che tra l'altro abbiamo visto incontrare le italiane quindi anche io dico malino il Pilsen Va bene, eh, invece ci sono una serie di novità, eh, due fondamentalmente, allora Bart vengo prima da te perché eh, nessuno meglio di te <ride> ha visto Tudor di recente in quanto sì, sì, Bart sì. è il nostro esperto di calcio francese, seguite Footbart tutte le settimane, cos'è stato Bart Tudor al Marsiglia? È stato l'allenatore che ha avuto la percentuale di vittorie più alta di sempre nella storia dell'Olympic Marsiglia, o quantomeno diciamo, se vogliamo togliere gli anni magari del, 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 del prima della seconda guerra mondiale è quello che ha la percentuale di vittorie in campionato più alta, ancora più alta di Raymond Gothas. di quella di Raymond Gothas, che magari non lo conoscerà nessuno, ma è quello che, della bella epoca dell'Olympique Marsiglia, di quello quell'OM che vinse poi la Champions League. Eh, ma al di là dei dati, eh, chi ha visto giocare l'OM di Tudor vi confermerà che è stata una squadra che è andata fortissimo. Sì. E, Arrivando al cuore del discorso, il segreto secondo me delle squadre di Tudor, lo ha dimostrato secondo me anche Alessandro Sperona, è l'intensità, cioè un lavoro eh, fortissimo, intensissimo, che qualche giocatore può far fatica a tenere. E qua si arriva alle voci su, uh, su Tudor che avrebbe a Marsiglia um, spaccato lo spogliatoio, litigato con de determinati giocatori, tra cui anche Guendusi. Guendouzi si dice che i due abbiano rotto, allora cos'è successo? E poi chiudo. Tudor, fondamentalmente, è uno che non si fa problemi a lasciare a casa chi non, non vede pronto, non vede focalizzato sull'allenamento. È successo nel corso della stagione che Genduzzi si legge fuori rosa: non è vero, è semplicemente non, non è stato convocato per una partita di campionato perché in settimana Tudor non l'aveva visto bene. E non si è fatto problemi nonostante Genduzzi fosse un elemento scusate, mh, imprescindibile di quella squadra. E l'ha lasciata a casa, ma come ha lasciato a casa Dimitri Paietta a volte, come ha lasciato a casa un altro giocatore come Nuno Tavares, che era uno dei più talentuosi di quella squadra, ma che probabilmente ancora da un punto di vista mentale non era pronto. Ecco, i giocatori della Lazio si devono aspettare questo. Intensità e mh, se non si è pronti, se non si dà tutto in allenamento, Tudor lascia a casa. Ma, e chiudo davvero, se la squadra segue Tudor, va veramente veramente forte sì eh, è così è un allenatore molto capace è un allenatore eh, che pretende tantissimo ma che ti può far rendere tanto eh, sono contento che sia tornato in Italia eh, perché è sicuramente un, un valore portato al nostro campionato sono molto curioso di vedere come eh, prenderà piede il progetto perché perché la Lazio ancora una volta non è che cambia allenatore, cambia mondo. La Lazio fa un ciclo con Simone Zaghi che andava su un certo tipo di calcio. Da Simone Zaghi passa a Sarri. Un sistema di gioco completamente diverso. Eh, ricerche completamente diverse. Il primo anno ci è voluto un po' per, uh, per mettersi a sistema. Ora passa a Tudor che è ancora più opposto a Sarri rispetto a quanto Sarri era distante da Simone Inzaghi. E il modo di difendere cambia completamente da reparto, sistema, Posizione. linea, posizioni, zona a uomo. Quindi ci sono elementi eh, che hanno le caratteristiche per poter rendere anche questo tipo di, di idea, altri secondo me molto meno l'intensità ci sono giocatori determinanti nella Lazio di questi anni che non hanno fatto dell'intensità di Luis, Luis Alberto però vai io non credo che ci siano uh, allenatori pazzi se tu hai un valore come Luis Alberto Lasci da parte perché non incontra il 100% del tuo gusto nella posizione... Anzi, magari lo fai rendere... Ma male. Magari lo fai giocare più avanti però bisogna Magari lo fai giocare eh, eh, come Zaccani gli fai comprire. però eh, Zaccagni lo, lo trova. Zaccagni eh, ha preso il volo con lui. Sì. Quindi... Eh, sono tutte cose che si possono fare. E Tudor mi pare uno... anche perché quando Tudor arriva all'Elas, che è stato il suo vero trampolino... Eh, non fa quello che aveva sempre fatto. Si appoggia su quello che era l'abitudine della squadra con Juric e poi porta il proprio calcio e forse evolve anche il proprio calcio all'interno di questa. Per cui questo mi fa. non mi fa pensare. mi dà conferma del fatto che oltretutto è un uomo di calcio intelligente, Tudor. È un bellissimo binomio molto interessante per una squadra. Che non so se debba essere stravolta, ma sicuramente era già stata rinnovata, e certi margini di incidenza di nuovi giocatori sono ancora da esplorare. Per cui però eh, la cosa nasce a stagione in corso, eh, il cambiamento da fare è molto profondo, ci sono tanti incastri da creare, è tutto molto intrigante, sono curioso di vedere come farà. Però dicevamo a stagione in corso, no, non affidiamoci sempre al traghettatore, non pensiamo troppo al futuro, pensiamo a quello che devi giocarti adesso. Loro hanno preso un allenatore sì. che in realtà... Ti, si gioca è vero che ma, ci vuole tempo no, no, ma, però comunque la prospettiva no, no, è cioè non perdi tempo la scelta è stata fatta proprio cioè sì. la, la Lazio aveva due nomi in testa che erano Tudor e Palladino nel momento in cui eh, ovviamente non poteva prendere Palladino ha preso Tudor perché andare in Europa per la Lazio è un traguardo importante a livello economico, a livello di prestigio, a livello di eh, lavoro che puoi fare con la rosa e lavoro in termini di entrate per la prossima stagione c'è sempre il rischio che tu sali su una barca che evidentemente ha dei problemi e, e se non riesci a farle cambiare rotta immediatamente quindi vai verso una finale di stagione diciamo non brillante possano esserci Danneggio. dei riverberi dannosi mm, sì. nell'inizio, però cioè, lì basterebbe essere molto chiari e, e anche protettivi nei confronti dell'allenatore e siccome la Lazio è un club che deve irrobustirsi anche dal punto di vista strutturale, eh, nella dirigenza, nel, nel, negli uomini che staranno attorno all'allenatore. Ecco questa, Questo rischio un po' aumenta. Però io sono d'accordo con voi. Insomma, se, se la scelta è quella, individuato lui, è tanto inutile perdere del tempo. Vai dentro, comincia a lavorare, comincia a conoscere. Anche perché penso che, che tu non sia uno con grandi paure, ecco, di, di prendere in mano la squadra. Quindi penso si farà sentire fin da subito. Sì. E poi l'aggressività, lo dicevamo. Sarebbe bello vedere fin da subito. La scelta di Tudor, cioè l'aggressività, la richiesta di aggredire gli avversari, di non lasciargli fare. Passaggi, non concedere i passaggi, quindi il dato dei dati da vedere è davvero il PPDA. Noi adesso ridiamo, è però, <ride> no, con no, no, Tudor, no, no, no. ragazzi, vedere <ride> quanto concede agli avversari. Cioè la richiesta dell'aggressione a tutto campo, sarà il primo io dato vedo, da andare non a guardare, guardare il PPDA sì, sì, durante appena, le partite. Appena arrivato Tudor, <ride> mi sono subito detto: non vedo l'ora di vedere se cambierà l'atteggiamento della Lazio immediatamente in termini di aggressività. In Devo dire la verità, il Verona di oggi, seppur con mille differenze eh, individuali dal Verona di Tudor, di Tudor, mi ricorda in questo aspetto il Verona di Tudor. Cioè l'aggressività del Verona di oggi mi ricorda l'idea di calcio del, di, di Tudor che ho visto a Verona. Il, il Verona di oggi è qualcosa di fronte al quale deve davvero levarsi il cappello. Eh. Anche domenica contro un Milan che ha fatto una partita, secondo me, molto buona. Verona... Ha dimostrato di essere vivo, vivo, vivo in ogni sua molecola. Ed è quasi un miracolo per tutto quello che è successo quest'anno. Ma secondo voi Baroni è pronto per una medio grande. O potrebbe addirittura fare il grande salto? Cioè il grande salto, andare a allenare l'Inter, il Milan, <coughs> non lo so. Poi San Siro è una cosa. <ride> Pesante da sostenere, eh, de, de, devi meritarti certe cose. Baroni sta facendo una carriera, secondo me, eh, estremamente meritevole. Poi eh, il, i passaggi progressivi sono utili per tutti perché eviti anche di magari. Andare incontro a una scottatura immeritata ma bruciante. Eh, Baroni anche quest'anno in una situazione diversa, con altre difficoltà, sta dimostrando di essere un allenatore molto bravo. L'allenatore bravo è un allenatore utile a qualsiasi, a qualsiasi livello. Certo, se l'anno prossimo Baroni dovesse avere la panchina di una squadra, magari di medio rango, che può puntare all'Europa, credo possa essere molto contento. Sono d'accordo. Facciamo un attimo il punto sulla situazione salernitana invece, perché anche lì ne sono successe di cose e anche lì la confusione è, è stata. È una parola chiave, perché ci sono stati più momenti di grande confusione in questa stagione a Salerno. Parto da Dia che doveva essere ceduto a, ad agosto, non è stato ceduto, è rimasto lì eh, un buco che è stato lasciato di 50 milioni di euro dal precedente direttore sportivo, ma stiamo sul presente, cosa ha fatto la Salernitana? La Salernitana intanto aveva un allenatore che era a busta paga, ovvero Colantuono, responsabile del settore delle giovanili la scelta di andare con Colantuono è stata determinata dal fatto che la Salernitana sicuramente proverà a salvarsi, è ovvio, ma comunque deve costruire anche per quello che sarà il futuro. E quindi avere una persona allineata con il club, che magari fa giocare il 2002 perché sa che l'anno prossimo può essere prezioso, può essere stata valutata un elemento importante. Dall'altra parte... Eh, Walter Sabatini che è stato qui con noi. Sì. Qual è eh, il destino di Walter Sabatini? Non è ancora certo, ma molto probabilmente Iervolino affiderà a Walter Sabatini un futuro da consulente e chiederà a Walter Sabatini di scegliere il direttore sportivo della Salernitana. Perché Walter Sabatini, eh, così, non dovrà essere presente costantemente al campo. Eh, Cosa che mh, ha fatto fatica a fare eh, per motivi fisici, anche per una sfortuna che ha avuto, eh, e invece vuole un direttore chiaramente presente, ma tenere Walter Sabatini con quel ruolo lì. E eh, io credo che comunque avere Walter Sabatini dentro al proprio giro sia sempre una cosa positiva. Indubbiamente. Ma riesco solo a immaginare e a pensare alla tempesta interiore che deve avere, che deve avere il direttore, che mi. Mi ricorda sempre più il capitano Aqab e... Immagino che il momento sia Sia forte per lui, sia difficile Ma essendo lui unico Andrà avanti per la sua strada E non cambierà di, di un millimetro Certo, la stagione della Salernitana cosa... Mi sembra che sia abbastanza segnata Eh Beh, molto più che segnata proprio per quello dicevo che avere un allenatore... Che già pensa... Comunque sì, anche allineato con il club, no? Che può, può, può dire, va bene, facciamo giocare questo giocatore o, o magari diamo spazio a qualcuno che poi sul, sul mercato può avere valore. Cioè, no, è, è giusto ragionare anche, anche in quest'ottica perché eh, poi hai un valore che se anche dovessi Malauguratamente andare in Serie B, comunque è un valore grande. Cioè, parti, parti comunque da un buon punto di partenza anche se... Poi bisognerà valutare la situazione economica. Perché ricordiamo che la Salernitana a gennaio praticamente non poteva fare mercato per via dell'indice di liquidità, e infatti, ha preso la Salernitana che aveva disperatamente bisogno di difensori, ha preso mano lasse. Bouteng a parametro zero, ma ha fatto fatica anche a prendere loro. Boateng è stato lì quasi parcheggiato a Salerno finché non gli hanno potuto fare il contratto. Quindi, eh, ovviamente, in bocca al lupo a Colantono, che è un uomo di calcio, che io posso dire che. Tutti coloro che hanno avuto con l'antuono ne parlano bene. Quindi, quando tutti ne parlano bene vuol dire che sei un buon allenatore, ma sei anche una persona che, al, che anche con i suoi modi molto rudi, molto rudi e molto ruvidi ha lasciato qualcosa. Ehm, volevo però parlare con voi anche di due giocatori che eh, stanno venendo a galla bene. Sono della stessa squadra. Sono dell'allenatore che abbiamo nominato prima. Palladino, ovvero un allenatore che probabilmente l'anno prossimo un salto comunque lo farà, perché poteva essere la Lazio, potrebbe essere la Fiorentina. Eh, Maldini ha fatto molto bene. Tanto da guadagnarsi la eh, condizione titolare nell'ultima partita, ha segnato un grande gol da, da giocatore. Eh, di grande spessore tecnico, ma soprattutto si è inserito Paladino che ha iniziato la stagione 3-4-2-1 è passato al 4-2-3-1. Eh, e ha schierato Maldini nell'ultima partita sotto punta. A che punto siamo con Maldini? Allora, secondo me a metà di un percorso di crescita che può consacrarlo. Diciamo che anche qua io voglio riconoscere però i meriti dell'allenatore. Diceva Lele, appunto, questo cambio di modulo per Coprire delle lacune che la Rosa di quest'anno ha rispetto alla Rosa dell'anno scorso. Eh, giocare col 3-4-2-1 vuol dire che hai degli esterni a tutta fascia, hai magari il Ciurria, il Carlos Augusto di un tempo, cioè hai dei giocatori che te lo permettono. Diven giocare 4-2-3-1, diciamo, hai 4 giocatori offensivi fissi più i due terzini. Quindi, un giocatore come Maldini si colloca bene in uno scenario che prevede. Tanti giocatori offensivi e le qualità non gli mancano. I dati che vi stavamo facendo vedere e che ora rivedrete sono dati che fanno capire come, nell'ultima partita contro il Cagliari, comunque, il giocatore non sbagli mai un tocco, un passaggio. Sei sì, un giocatore che ha quella qualità per giocare in una zona di campo dove c'è tanta densità, dove fai fatica comunque a essere preciso, a non sbagliare mai. Chiaramente, ancora in non possesso. Eh, deve migliorare perché non, non è ancora un giocatore che va a duello, seppur abbia fatto eh, bene a livello di intercetti. Quindi anche qui il posizionamento in non possesso sicuramente dà ragione a Daniel Maldini. E rispetto chiaramente ai duelli ne ha vinti davvero pochi. Poi fa un gol impronosticabile anche dai famigerati: expected goal, e qui lo vedete bene, pur tirando due volte in porta. Nel complesso, mi sento di dire che è un percorso di crescita che è iniziato, ma che davvero va a una velocità. Città sostenuta. E mi sembra anche chiaro dove, dove debba andare per, uh, per completarsi. Eh, deve diventare un po' più brutto, cattivo e intenso. <ride> Perché Daniel Maldini eh, si, si è sempre visto: è un giocatore con, con delle qualità e con un'estetica pagante. È un bel giocatore, ha delle belle movenze, ha dei bei tocchi, ha una bella tecnica si è sempre un po' eh, subodorato il fatto di dire eh, de devi diventare un filo meno bellino per, per essere un, un giocatore vero eh, che sembra una scemenza da dire magari lo è anche però eh, tante volte è quello che ha fatto De Zerbi con Raspadori perfetto, perfetto mi pare di vedere ecco, un, senza, senza usare cioè, dei termini del genere però un inspessimento nelle prestazioni di Daniel Maldini che evidentemente ha bisogno di fare le sue esperienze di, di passare anche magari da, da qualche piazza perché poi il nome conta e staccarsi dal cordone ombelicale del Milan per un Maldini eh, il calcio di oggi è diverso dal calcio di suo padre che è diverso dal calcio di, di suo nonno di e quindi non è stato facile secondo me per lui sostenere eh, questo nome, adesso inizia veramente la sua carriera, ha avuto la fortuna, i meriti, mh, ma insomma l'opportunità eh, estremamente positiva di passare attraverso eh, un, un allenatore come Palladino che ne sta traendo veramente eh, del bene. Guardiamolo Guardiamolo È in quello che deve migliorare Devi diventare un po' più spesso Se riesce a farlo È un giocatore Che può Che può dirla sua Anche eh. secondo perché me a, a, a calcio sa so giocare Anche secondo me In questo Aver incrociato Nella propria carriera A Palladino Per quello prima Ho fatto riferimento A De Zerbi e Raspadori no? Perché mi ricordo Che De Zerbi diceva sempre Raspadori Deve diventare un po' eh, Più Figlio di buona donna Diciamolo così <ride> sì. no. Mm. E, e perché era troppo Un bravo ragazzo E e sicuramente gliel'ha trasmessa quella cosa lì che non è una cosa negativa, cioè il, il, la malizia, la, eh, la cazzimma, queste cose insomma e Abbiamo parlato spesso dell'importanza delle dighe, no? ne parlavamo quando mancava al Milan la diga Abbiamo parlato settimana scorsa, se non mi sbaglio, eh, di Freuler al Bologna sì. C'è un giocatore al Monza che ha preso il posto di Gagliardini, sta crescendo di partita in partita, ha fatto un gol bellissimo contro il Milan eh, e continua a fare prestazioni importanti, che bondo. Mm. Sì, perché lo dicevamo, porti quattro giocatori fissi offensivi nel 4-2-3-1. Hai dei terzini di spinta per, per essere sostenibile questo calcio deve, essere, deve avere una diga così, un giocatore che orbita in questa zona di campo, meglio ancora se di fianco ha un corridore come Pessina, un altro che fa più di 12 km a partita, Bondo ne ha fatti poco più di 11 contro il Cagliari, guardate dove va a fare pressione Bondo, è veramente il, lo scudo di fronte ai due, non più tre, due difensori centrali. Mm. Questo significa che hai trovato un giocatore che ti da equilibrio e quindi sostiene, dà credibilità a questo tuo cambio di modulo. Diventa un giocatore inamovibile, tra l'altro anche discretamente preciso, più che discretamente. Cioè non è solo un giocatore di sostanza, non, imma non immaginiamoci il classico giocatore di rottura, è anche un giocatore preciso. Guardate anche l'accuratezza del passaggio lungo, su 5 ne ha indovinati 4. E I duelli vinti gli danno ragione anche il numero di tacchili di intercetti. Oggi Bondo è un imprescindibile per il Monza Sai che, Scusa, volevo solo dire che sai che c'è il Trevi Advisor nella fontana di Trevi sì. mi sento veramente di sottoporre il taconasso Advisor perché comunque ha 20 anni il mondo eh. Sì, sì, 2003. Eh, sì a, a me ne parlò ai tempi Malum, Pazinkatu eh, ovviamente sui, sui giocatori congolesi è la massima autorità e mi ha sempre detto segui questo ragazzo perché ha delle qualità mi sembra anche in questo caso che si possa parlare di rivisitazione di evoluzione di lavoro fatto dall'allenatore perché non è un caso che poi tu mi presenti anche dei numeri molto brillanti a livello tecnico perché Bondo nella, nella sua idea preliminare di giocatore non è un, un mediano un frangiflutti esclusivamente è un giocatore che ha eh, passo che ha falcata che può arrivare lo dimostra nel gol col Milan che è un, un gol da, da uno che, che ha protagonismo tecnico e quindi eh, è un giocatore eh, efficace nel, nel gioco del, del pallone se riesce a diventare anche uno con questa solidità tattica oltre che agonistica allora può diventare davvero un centrocampista rilevante e prima della parolaccia del giorno di Stefano Ferrè sem sempre nata dalla nostra chat mi è venuta dal gol di Fabian di venerdì sera eh, ti ho chiesto se, qual è, eh, quali squadre hanno segnato più gol eh, con giocatori entrati dalla panchina perché comunque io lo trovo sempre un fattore di abbiamo parlato mh, a volte di Giroud come ora è un giocatore titolare però Giroud nella sua carriera ha saputo essere un giocatore non per forza protagonista ma sempre strutturato mentalmente entrava e faceva la differenza quando le squadre stanno bene, molto spesso chi entra alla panchina ha proprio voglia, desiderio, quindi lo trovo sempre come il termometro della febbre che ti dice che la squadra sta bene. Allora... Quali sono, le, quali sono le squadre che hanno eh, dei dati migliori in questo senso sorrido perché a questo punto occhio agli ultimi 15 minuti 20 minuti del, del quarto di Europa League perché Roma e Milan sì c'è anche l'Inter però guardate 18 giocatori della Roma, ho voluto citare il Milan anche se terzo perché poi presi singolarmente il fattore Jovic e il fattore Ocafori in termini proprio di gol contano perché sono i primi due l'Inter è aiutata anche da un dato simpatico che è quello di Lautaro che fa quattro gol dalla panchina certo. a Salerno e quindi aiuta questa classifica pur avendo chiaramente una rosa profonda e questo lo dimostra però la Roma la Roma 18 gol fatti dal settantesimo in poi e chiaramente i giocatori che entrano nella seconda parte del match più anche il fatto di quel di quel non mollare mai che un po' queste squadre ha perché la Roma lo ha dimostrato come costante negli ultimi due anni, proprio come indole, al di là del suo allenatore, proprio come indole, ci dice che Roma e Milan sono due squadre che segnano tanto con i sostituti, e segnano negli ultimi minuti. Si sottolinea una squadra da questa classifica. Eh, che è al settimo posto. Secondo me, nella lotta ah, per sì. non retrocedere, la squadra che ha più desiderio, che ha più passione, che ha più ambiente, che ha più. forse anche. Se pensiamo a quanti giocatori possono entrare dalla panchina nel Cagliari Perché eh, gioca la padula Può entrare Pavoletti Può entrare Rumbo. Può entrare eh, Adesso ha preso Gaetano eh, Secondo me nella corsa alla salvezza Quel, quel dato eh, lì sì. del Cagliari è, 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 è il dato che lo porta in vantaggio Rispetto alle altre pretendenti e Il Cagliari ha tanto carattere D'altra parte basta anche solo ricordare come ci è arrivato in Serie A al Cagliari eh, In uno stadio Pronto a una festa attesa da anni e anni e anni all'ultimo pallone della partita. Eh, per cui, sì, sì, il carattere. Che... Forse è la squadra che. Perché poi è interessante vedere anche quali sono le squadre che hanno fatto più punti eh sì, negli ultimi sì, 15 sì. Minuti, sì. minuti di partita. Il Cagliari. Le ha ribaltate anche ah, proprio da, ma... da, da perdere a vincere. vincere. Eh. Eh, segna il 96. Sì, ma pensa, pensa Pavoletti eh, che segna col Frosinone. Addirittura Frosinone, perde, nel, eh, poi eh, la ribalta. Sì, se non sbaglio. Eh, no, ha scritto la storia della sua stagione nei, nei quarto, nei, nel quarto d'ora finale delle, delle partite. E. Secondo me una chiave per uh, capire eh, perché una squadra segna eh, negli ultimi quarto d'ora è sì la qualità dei subentrati, sì anche il tipo di giocatori che ti possono fare la differenza, come dicevi Mina Jovic e Ocafor sono due attaccanti, ma anche l'efficacia sulle palle attive perché nell'ultimo quarto d'ora magari hai più calci d'angolo soprattutto se attacchi rispetto all'inizio della partita perché la squadra avversaria si ritrae e difende e allora se tu sei forte a segnare sulle palle attive. sui calci d'angolo fai dei punti negli ultimi. o comunque negli inserimenti in area piccola no? il gol di Fabian dell'altro giorno di venerdì e questa cosa qua scusate vento un attimo abbasso un attimo il livello con una battuta che mi ha fatto ridere Emanuele Nicola dice Ragnieri sbaglia sempre la formazione per forza che poi Dopo, quando mette dentro gli altri eh, segnano. Vabbè, allora, Ste, è arrivato il tuo grande momento. Parolaccia del giorno, però devi spiegarla come se la spiegassi a un bambino di otto anni: field tilt. Field tilt. Quante volte in telecronaca o oh, la comunicazione i giornalisti esaltano il dato del possesso palla? A volte il possesso palla sposta percentuali altissime. Anche la Roma, nel primo tempo col Sassuolo, aveva un possesso palla. Altissimo. Poi lo stesso De Rossi, in conferenza stampa, nel post partita, parla di possesso palla sterile. Allora, cosa ci può aiutare a capire quando questo dato di cui tutti parliamo? Perché è uno dei pochi che, che, che mastichiamo. La battaglia di Roggero. No? No? Sì, sì, il so. possesso palla è la cosa meno importante nel calcio. No, adesso la meno no, importante. No, no. Ci, sono, ci sono tanti che, che eh. avanzano la battaglia contro il possesso palla. Secondo me, il è... Cioè, a aver la palla è una condizione molto determinante in una partita di calcio. Certo, quello che ci sta per dire l'ex uomo solo dei numeri <ride> è, è veramente il dato, il dato più... Detto che io sono della scuola biezista anche in questo, il dato in assoluto più importante per inquadrare i meriti di una squadra in una partita di calcio sono, lui lo dice essendo rosarino, Las segadas, cioè gli arrivi, gli attacchi, è quello che determina. Se tu hai la palla, quante volte arrivi a creare i presupposti? Neanche i tiri, ma i presupposti, ovviamente, è Don Marcelo Bielsa. Ehm, però ecco, questo, questo dato è molto importante. Sì, perché Il appunto, TV. possesso palla, quando non è sterile, quando lo fai nella metà campo dell'altro, quindi quando sei in grado nella metà campo avversaria di tenere la palla. Quindi. Fatto 100 il tuo possesso palla, quanto ne fai nella metà campo avversaria e quanto ne fai nella tua? Beh, in Serie A dominano ancora quelle due. Qui i colori, vi metto in arancio le prime otto della classifica, in blu tutte le altre, per capire se poi c'è statisticamente, numericamente una correlazione tra... Quanto tieni la palla nella metà campo avversaria e quanto sei in alto in classifica. In caso c'è la Lazio in blu. Qui, qui ci sono due eccezioni: Lazio e Torino. Dopo ci, ci arriviamo. Ma ancora c'è la costante di quelle due squadre che con i dati si assomigliano tanto. Anche l'anno scorso si assomigliavano tanto. E che però magari non funzionano come potrebbero. Napoli e Fiorentina. Il 64% e il 65% del loro possesso palla lo fanno invadendo la metà campo avversaria. E di nuovo il Napoli. E di nuovo. No, questi sono dati davvero, davvero interessanti. Se prendi, vabbè, l'ultima delle Arancio è la Juventus. La Roma è chiaramente a metà tra una gestione e un'altra. Certo, perché è chiaro certo. che questo è un dato stagionale. Fa riflettere il dato di Lazio e Torino. Perché poi alla fine devi concludere: cioè devi essere cinico. E quello che è mancato. A una squadra delle due, penso più al Torino, è il cinismo al, a livello proprio di produzione offensiva, poi di quanto tiri è la Lazio. L'abbiamo visto la settimana scorsa. La Lazio è stata seconda. Non ho aggiornato il dato, però fino alla settimana scorsa era seconda per tiri in porta, eh, penultima per tiri certo. in porta. Sì, Solo sì. la Salernitana ha fatto peggio, sì, quindi sì. vuol dire che pur tenendo tanto la palla nella metà campo avversaria, sì, poi, però non eh sì, poi però non concretizzi, non calci. Mm. E è questo è... che La Juventus decima Secondo me porta delle conferme A Aspetta, quanto abbiamo detto. detto Eh sì, è a metà È puramente a metà È la peggiore delle prime otto della classifica A metà della sì. classifica E meno della metà Del suo possesso palla Che non è già di per sé Un possesso palla oceanico Viene fatto nella metà campo avversaria E questo è indicativo eh, Sì c'è un altro dato in cui Fiorentina e Napoli sembrano avere una grandissima somiglianza, no? Eccolo qua. Sì, perché poi al contrario, cioè tu invadi tanto, ma quanto subisci, cioè quanto invadono te nella tua tre quarti, of, della tua tre quarti difensiva? Cioè quanti tocchi subisci nella tua tre quarti difensiva? Anche qui la Fiorentina subisce pochissimo. Guarda la Juve. Eh, la Juve è l'outlier diciamo, statistico. È l'unica arancia in un mare blu. Certo. Perché è una squadra che sceglie di subire. Spesso magari ultimamente anche meno. Eh? Però ci sono stati dei momenti della stagione, anche quando le cose andavano benissimo, in cui si esaltava questa capacità di resistere. Cioè, pur subendo tanti tocchi nella tua tre quarti difensiva, poi non prendevi gol. Ancora una volta, guardate Torino e Lazio come vanno a braccetto. È un dato sì complementare, ma non è detto che lo sia. Eh, potrebbe essere un grande assist per Juric questo? perché cioè per, Scusami, per Tudor, per l'allenatore per della Lazio. Perché sì. cioè, eh, Juric e Sarri sono allenatori abbastanza distanti come, come concezioni il fatto che abbiano lo stesso tipo di di rendimento in quanto a possesso palla e, e a possesso palla concesso sì. è, è, è molto singolare non l'avrei predetto all'inizio della stagione mentre fate trovare lì ancora la Juventus secondo me ripeto è una fotografia del calcio che ha offerto la Juventus quest'anno Va bene, sì. Hai detto anche la tua parolaccia del giorno Sì, eh, me ne posso andare a dormire contento. anzi prendi, ad ascoltare. Ti meni 10 minuti di squalifica e rimaniamo solo io e te. Va bene. Me ne vado volentieri no, ad ascoltare. stasera non rimani ad ascoltare la clessidra. Ma no, l'ascolto come no. se. Va bene, dai, stasera poi no, non rimanere, va bene, va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Grazie Ciao a Stefano, Stefano Perre. Ci vediamo martedì prossimo. E tra sì, poco, dato che la prepariamo eh. la clessidra, ma Vissino giocherà difensore centrale con Bielsa. Non lo so, non lo so. Lo leggo eh, dalla chat, eh, per quello te lo chiedo. Non lo so, eh, non l'ha ancora utilizzato. Però c'è questo sistema che, che spesso porta magari anche il mediano, diciamo, ad essere il terzo difensore. Un pochino lo ha fatto Ugarte nell'ultima nell tornata. Eh, non lo so, vedremo. Beh, è una possibilità. Io non, non dico nulla prima. Io Bielsa e l'Uruguay me li godo. Me li godo perché sono... Sono veramente eloquenza calcistica solo da ascoltare. Sta per arrivare il momento della classidra. Io do un consiglio Ma? a voi, amici a casa. Non chiedete a Stefano Borghi di Marcello Bielsa perché giustamente avrebbe bisogno di troppo tempo. E quindi poi la userebbe come tattica per far scorrere, mm. diciamo, eccola qua. I, i, i sassolini no, del primo piano. Bart. Eh? Quindi, mi raccomando. Va bene. Allora, io direi che ci siamo, e quindi abbasso le luci e mando la sigla. Ci siamo, allora in tre minuti di tempo A partire da quando Stefano Borghi girerà la clessidra Tutte le domande che volete Siete pronti? Via Allora, la zone Adrian Barnabé è da Serie A? Sì, se assolutamente, totalmente, pienamente Non vedo l'ora di vederlo eh, ti chiede Tiziano, dopo aver chiesto il tridente, Goodmanson retegui Vitigne aver visto, cosa ne pensi? Molto, molto bene. Perché Vittigna è su di condizione e fa un lavoro molto utile. E lo stesso Gilardino mi pare abbia detto che è una soluzione che può essere riproposta. A me è piaciuto il Genoa. Per 60 minuti ha fatto veramente bene. Eh, Aldo ti chiede cosa ne pensi di quello che sta facendo Toven per l'Udinese? E penso che Toven sia un giocatore che in questi anni poteva dare molto di più di quello che ha dato. Non è solo colpa sua, eh, però Toven, nella mia idea, è un giocatore molto importante. In questi ultimi anni non, non si è visto questo. Albert Mack, un commento su United Liverpool di FA Cup. Spettacolo. Sintetica, eh, non, non capisco perché Luca chiede se si salva il Brentford Perché dovrebbe, non dovrebbe salvarsi? Beh, c'è sempre la possibilità che non si salvi. Io dico che si salva. Okay. Eh, più di una persona ti chiede, eh, Ciucquezze, soffre della maledizione dei Trevisani o si è ripreso? No, no, non esiste. Guardate, questa è una certezza che vi do. Prima ho detto che nel calcio non c'è verità, una c'è. Giornalisti e telecronisti non possono influire su nessun tipo di prestazione di risultato, questo è assolutamente pacifico. Ciuquese, secondo me, è un giocatore che. però ve lo dico dopo perché prenderei troppo tempo, ma ci tengo a dirvelo prima della fine della trasmissione. Lo facciamo fuori Clessidra. Molto bene e chi vince il playoff in Serie B? Eh, prima prima di dire prima, che arriva secondo, prima vediamo chi ci va ai playoff in Serie B, no. Non... Non lo so dire, le... no, non lo so. Sparare cose a caso non mi piace. Io ti chiedo un parere su Spence del Genoa. Spence è un giocatore che ha una gamba veramente interessante. Per fare questo ruolo in Italia, deve aumentare le proprie qualità difensive perché sull'azione poi del, dell'intervento su Chiesa è stato veramente fortunato di averlo fatto qualche centimetro prima dell'area di rigore, se no sarebbe stato un penalty, però la gamba c'è, deve, deve lavorare nell'ispessimento delle, delle qualità difensive. Matteo Lanzone, dove vedresti bene Gilardino, Paladino e De Zerbi l'anno prossimo? Allora, eh, Gilardino lo vedrei molto bene ancora al Genoa, perché penso che, che possa continuare a crescere con un club in crescita, Palladino, Palladino alla Lazio non mi sarebbe dispiaciuto però Palladino è un allenatore da, da, salto, da salto ancora in alto e io, io adorerei De Zerbi al Liverpool però dove vuole andare De Zerbi è un allenatore che mi piace tantissimo e avrà sempre il mio supporto Filippo ti chiede eh, Baroni alla Fiorentina visto che è di Firenze? Nemo profeta in patria Dicevano i latini Per cui non so se augurarglielo in questo senso Però ripeto Bisogna anche vedere la Fiorentina Come si classifica Se si qualifica per la Champions League Per l'Europa Baroni è un allenatore bravo E di allenatori bravi c'è sempre bisogno Io non credo che sia un profilo seguito alla Fiorentina Nicolò ti chiede Folo Ruscio che giocatore è? Ruscio è un giocatore con grande energia Grande <ride> fisicità E una polivalenza molto gustosa Proprio per le sue caratteristiche Spalletti lo ha chiamato in nazionale. E sono curioso di vedere cosa ne trae. È un giocatore che secondo me può ancora crescere. Ci siamo, Ste. Potremmo andare al tuo posto. Sì. tante belle domande. Sì, allora devo un approfondimento su Ciquese perché ci tengo. Eh, secondo me è una delusione della stagione, detto che può essere un uomo in più importante in questo finale perché adesso non ha fino adesso non ha fatto vedere praticamente niente del, del suo vero potenziale, per me è un giocatore con, con delle qualità notevolissime. e L'ordine dei problemi che ha avuto Ciquese, io credo che sia un, um, un ragazzo che deve... Imparare un po' di più a soffrire. Eh, Via Reale è sempre stata una, una sorta di comfort zone per lui. Talento emerso dal vivaio, in un calcio adatto per lui e, e ha fatto molto bene. E adesso è arrivato in un club più grande, con, con molte più pressioni, eh, in un paese diverso per cui deve mettersi anche in modalità sofferenza. Questo è un concetto che che ho esplorato molto quest'anno perché vi racconto questa cosa. Eh, ho avuto il grande piacere di eh, condividere Sunday Night Square con coach Trinchieri, che adesso è allenatore dello Zalgiris Kaunas, parliamo di basket, è stato il nostro ospite una sera. Io ho parlato con lui tanto di sport e anche intersport e parlando di basket e di Eurolega gli ho fatto una domanda: "Io sono una, un appassionato di basket, però non mi reputo un esperto, anche se lo guardo più o meno da quando sono nato". Gli ho detto: "Beh, l'Eurolega la vincerà il Madrid e la più forti lo metto? Secondo me, assolutamente no. Io sono rimasto male. Ho detto, perché mi sembrano più forti? Perché non sanno soffrire per il fatto di essere i più forti. Sono sempre portati a dominarla la partita. C'è un momento in cui, soprattutto nelle gare decisive, in una competizione come l'Eurolega, in cui devi saper soffrire e non so se sapranno soffrire. Questo mi ha acceso delle lampadine importantissime perché è un concetto, secondo me, molto, molto profondo nel, eh, nello sport e nel tentativo di analizzarlo. Ciuquese deve imparare a soffrire e credo lo stia imparando quest'anno. Poi c'è un altro tipo di problema. Eh, io credo che il meglio di sé dal punto di vista proprio calcistico ciuquese lo tragga se riceve il pallone fra i piedi preferibilmente a un 40 tra i 40 e i 30 metri dalla porta largo sulla destra orientato verso l'interno pallone ricevuto sui piedi squadra che si muove e lui che Fa l'azione, in quello ha una conduzione che può essere mortifera perché il pallone non si stacca mai per più di 5 cm dal piede sinistro, ha tiro, ha visione di gioco, può fare delle cose, ma nel Milan è difficile che vedremo mai una squadra completamente orientata verso ciucuese. dargli il pallone nei piedi e poi mettersi quasi ai suoi piedi. Anche lo stesso Leao, che è il giocatore più importante tecnicamente del Milan, non è uno che riceve palla sui piedi, è un calcio dinamico quello che propone Pioli, per cui in questo senso si deve adattare. Dico che può essere un giocatore importante nel finale di stagione perché ho visto qualche scintilla nelle ultime partite, però ciqueze può e deve fare moltissimo di più di quanto ha fatto finora. Luca Moretti, tra l'altro, stra sul pezzo, si dice che lo Zalgiris di, del Grande Coach Trinchieri oggi ha battuto la Virtus e Bologna. Ho visto, ho visto la partita, sono molto contento per lui, un po' meno per, per Bologna, perché è una partita importante. Domani ne ha una ancora più importante Milano contro il Monaco che Squadra divertente da vedere. Allora, Bart, faccio per un attimo, io l'aziendalista, poi te lo faccio fare a te. Eh, <ride> intervista buongiorno. Eh, primo reel, primo video uscito oggi sui nostri profili. Nei prossimi giorni. Altri video dell'intervista di buongiorno con il grande Jack Brunetti, il nostro giornalista Giacomo Brunetti, che ha, ha vissuto una giornata intera con il capitano del torino, veramente molto bella. Incontreremo Loftus Chick, eh... che altro? Bart aiutami. Allora, potremmo dire che, intanto, si sta avvicinando la finale di Coppa del Re. Che con a essere un, un contenuto uh, di Cronaca di Spogliatoio che offriremo a voi in maniera del tutto gratuita. Domenica 7 giornali. aprile, giusto? Sì, o sabato 6 o domenica eh, 7. Eh sì, non adesso. mi ricordo. Dunque, no? Il weekend sicuramente del 7 aprile e poi a proposito... Sabato, di... sabato, bravo, sabato. Ecco, ecco, perfetto. Sabato 6 aprile, confermiamo. Ah. E poi a proposito di Cronache Live, mi raccomando, domani è una giornata importantissima, anche se già oggi. Quindi mercoledì. 20 marzo, una data importantissima perché inizia ufficialmente Sfida Pastore il torneo. Vedevo che anche in chat qualche amico ce lo chiedeva. La settimana scorsa avevamo preso una settimana di pausa, ma diciamo per, per perfezionare tutto quello che vedrete a partire da domani: un torneo tra voi, amici sfidanti, eh, con Pastore chiaramente al centro della scena e come sempre protagonista. Siamo ancora più dispiaciuti, come diceva Stefano Borghi poco fa, perché la puntata di oggi è giunta al termine, amici. Va bene, ma va. la tristezza viene lavata via dal fatto che martedì ce ne sarà male. sì e tra l'altro martedì prossimo <ride> ne parlavamo prima faremo uno speciale verso gli europei quindi vedremo tutte le formazioni eh, analizzeremo vari giocatori, possibilità, ranking eccetera eccetera così. Io questa cosa la, la prendo ora e mi, mi perché non hai letto già... la chat l'abbiamo eh, eh, eh. eh. eh, scritto prima eh. e Ste ha risposto con vi porterò un dato fortissimo Top, su ognuna delle top 6-8. Quindi, era già, era già carico. Va bene. Eh, un abbraccio di nuovo per chiudere a Gio Barone, alla sua famiglia. Tutta a, la a, famiglia tu, Viola, a tutta la famiglia Viola, assolutamente tempo. dovuto. Sì, sì. E sì, sì. Nei prossimi giorni, ovviamente, seguiremo tutto ciò che riguarda Gio Barone. Perché ricordo, un grande uomo di calcio, e uomo che ha dato tanto a una tifoseria. E chi, insomma, noi alle tifoseria siamo molto legati. Grazie, Ste, a, te, a grazie voi parte. a martedì. Grazie ragazzi per essere è tutto, Tacconasso Nasso torna martedì prossimo, buonanotte!